Allora, io lascio subito la parola al direttore per l'appello. Per poter cominciare la seduta, credo ci sia il numero legale, procediamo. Lozzi, Alabiso, Ariano, Biondo, Candigliota, Carlone, Cerquoni, Ciancio, De Chiara, Giannone, Giuliano, Gugliotta, Guido, Gunnella, La Zazzera, Lazzari, Pompei, Principato, Rinaldi, Stelitano, Tosatti, Toti, Tripputi, Vitrotti, Zitoli. Allora, possiamo aprire la seduta perché c'è il numero legale, 12 presenti e 12 assenti più la Presidente, giustificati i consiglieri Carlone, Ciancio e Rinaldi. Cominciamo subito col primo punto all'ordine dei lavori di oggi, che è l'interrogazione numero 23/2017 a firma del consigliere Toti, avente oggetto eliminazione delle siepi del viale adiacente ai locali del municipio, alla scuola, al centro anziani, nella Villa Lazzaroni, messa in sede di nuova siepe. Lascio la parola al relatore. Allora, l'oggetto: eliminazione delle siepi del viale adiacente ai locali del municipio, alla scuola e al centro anziani nella Villa Lazzaroni, messa in sede di una nuova siepe. Premesso che la totalità delle siepi del viale risulta essere da più di un anno completamente disseccata, considerato che le siepi in uno stato di abbandono offrono uno spettacolo di degrado ed abbandono in una villa che non brilla certo per manutenzione delle strutture presenti. Vedasi le due fontane presenti in stato di totale abbandono e i massetti di tufo che delimitano le aiole in gran parte mancanti o giacenti nel prato e del patrimonio arboricolo. Si interroga l'assessore competente circa 1. La necessità che la siepe disseccata venga rapidamente rimossa e vengano ripristinate nuove piante. 2. Venga definito un intervento certo e strutturato di irrigazione e potatura delle siepi con una cadenza predefinita e verificabile. 3. I tempi previsti per l'intervento e il ripristino. Assessore, se parliamo di Villa Lazzaroni e dello stato di Villa Lazzaroni, a me sembra di sparare sulla Croce Rossa e dispiace anche perché uno spettacolo di degrado purtroppo e di abbandono in una villa importante del nostro territorio, bella, che è anche sede del nostro municipio, è la seconda sede del nostro municipio. Quello che si aspettano i cittadini è che almeno venga rapidamente rimossa, assessore, la siepe disseccata, almeno questo, poi magari il ripristino di nuove piante, però ecco, il discorso delle siepi disseccate presenti è veramente uno stato di grosso degrado. E poi l'irrigazione e la potatura, come ho detto, i tempi. Poi c'è un altro problema che io vorrei aggiungere,
non per cattiveria, ma perché purtroppo, voglio dire, è sotto gli occhi, pure la Cassa dell'Acqua all'interno di Villa Lazzarone funziona a intermittenza, questo dobbiamo farlo presente alla CEA. Dalla parte della frizzante esce soltanto gas e aria, e la non gassata è debolissimo il filo, così ci dicono i cittadini, e non è anche fresca. Poi c'è l'altra, che più su Facebook io lo vedo continuamente, anche la polemica rispetto all'area Cani. L'area Cani c'è bisogno di manutenzione, l'ingresso vicino al centro anziani Villa Lazzaroni praticamente rimane chiuso a intermittenza, una volta sì, una volta no. L'altra entrata su Tommaso Fortifiocca, invece, dove ci sono le scalette al lato dell'AMA, è perennemente chiusa. Perciò voglio dire, poi c'è il discorso, vabbè, quello io penso di difficile ripristino, quello dei bagnetti dell'AMA chiusi da più di 5 anni, adesso non so se rispetto a questo si può fare qualche cosa, se si può fare i cittadini io penso lo considerano positivamente. E poi in ultimo è il discorso della notte, che purtroppo diventa terra di veramente di saccheggio lì l'interno di Villa Lazzaroni. Pensare a un qualche cosa che sia, ma questo sono tutte cose che partono dagli anni passati, non è che, assessore, io voglio dire che questo dell'ultimo anno la situazione, però non è cambiata la situazione nell'ultimo anno, noi vorremmo che ci siano, ecco, almeno degli aggiustamenti, delle migliorie da apportare, quello che, come ho detto, almeno ripristinare il discorso, rimosse le siepi disseccate, ecco, un intervento di questo tipo. Però ecco, noi chiediamo una correzione il prima possibile di questo stato purtroppo di assoluto degrado. Allora, delle numerose questioni poste io posso rispondere solo a quelle che sono state messe all'interrogazione. Poi sì, in realtà il problema è sempre quello, è che la competenza di quell'area verde non è del municipio ma è del Dipartimento Ambiente. Noi possiamo fare richieste, pressioni, segnalazioni e quant'altro, però resta il fatto che devono intervenire loro e non possiamo intervenire noi, non ci sono neanche fondi al municipio per farlo, e comunque non essendo un'area assegnata a noi non potremmo intervenire. Quindi quello che mi sono limitato a fare è stato scrivere al Dipartimento e girargli l'interrogazione per le risposte. La risposta che mi è stata data è questa. Questa è una mail di Massimo Pinto, che è responsabile del servizio giardini distaccato presso il municipio. Le siepi disseccate di Villa Lazzaroni verranno rimosse appena terminata l'emergenza incendi, a cui in questo momento devo, come da ordinanza sindacale, dare priorità. Tuttavia credo di poter organizzare l'intervento a settembre, questo per la rimozione. Per la piantumazione di nuove piante a sostituzione di quelle eliminate per il ripristino dell'impianto di irrigazione dobbiamo aspettare gli appalti di fornitura e riparazione. Al momento il Dipartimento Ambiente ha questo problema di non avere appalti in corso a cui attingere fondi e in base ai quali assegnare bandi per le ripiantumazioni e per le riparazioni. I bandi sono in itinere, quello per la manutenzione ordinaria del verde è ancora in itinere, ne è stato approvato soltanto uno per gli interventi straordinari di potatura e manutenzione delle grandi alberature. Quando questi bandi andranno in porto si potrà ragionare di nuovo col Dipartimento sugli interventi da fare. Per il momento quello che mi hanno risposto è questo. Su Villa Lazzaroni, per quello che è possibile a questa amministrazione, noi cerchiamo di ottenere una maggior cura. Quello che abbiamo fatto per esempio è stato interpellare il decoro urbano per la pulizia dei graffiti e delle scritte che deturpavano la facciata dell'ingresso dei servizi anagrafici. Questo è stato fatto la scorsa settimana e mi sembra che sia un buon lavoro.
Per impedire che questo si ripeta, va fatta una verifica dell'intera recinzione perimetrale e anche in questo caso è il Dipartimento Ambiente che deve intervenire perché non è in assegnazione al municipio. Di questo ne ho già discusso in diverse sedi, però finché non mi dicono ok, abbiamo i soldi, lo possiamo fare, rimaniamo così. Questo è. Consigliere Toti. Purtroppo, assessore, mi devo ritenere insoddisfatto, anche se le responsabilità sono quelle dell'ultimo anno. Qui praticamente parliamo di responsabilità anche vecchissime rispetto a uno stato di abbandono che persiste negli anni. Quello che io mi raccomando all'assessore e anche al presidente del municipio, stiamo parlando non di due nazioni, ma dello stesso comune, di farsi rispettare dai dipartimenti e dall'assessore del comune di Roma e trovare quelle che sono, quelli che sono i soldi per dare una sistemazione. Non scordiamoci che è la sede del nostro municipio, perciò voglio dire è ancora più pesante la cosa. Perciò ecco, io una raccomandazione che faccio a questa maggioranza di dare una risposta il prima possibile a quelle che sono le sofferenze e le denunce che vengono dal territorio, rispetto che sono tante, se poi controllate i social, continue, rispetto a questo stato di forte degrado. Perciò ecco, un impegno forte io chiedo a questa amministrazione municipale perché risolva il prima possibile questo problema. Bene, passiamo al punto numero 2. L'interrogazione numero 27 del 2017 a firma dei consiglieri Cerconi e Carlone avente ad oggetto la potatura alberature via Gallia e via Limitrofe. La parola al relatore. Buongiorno Presidente, Direttore, Assessore, agli uffici e ai consiglieri. È abbastanza chiara la richiesta nell'interrogazione. A titolo esemplificativo abbiamo messo via Gallia e le vie limitrofe perché sono in evidente stato di abbandono e i rami arrivano addirittura all'interno delle case, i prolungamenti. Questo significa che o le potature non sono state fatte adeguatamente o che la manutenzione che viene fatta delle stesse alberature non è sufficiente. Nelle richieste che vengono fatte in sede di interrogazione, ovviamente abbiamo chiesto il piano municipale delle potature. Cioè, noi vorremmo sapere, uno, l'appalto, di che appalto stiamo parlando, di quanti fondi ci sono. Secondo, strada per strada, quando, zona per zona, quando si passerà alla potatura, che oggi può essere un problema di ramo che entra all'interno di una finestra, ma un domani a settembre e a ottobre e a novembre ridiventerà un problema di sicurezza pubblica. Non solo, le faccio presente che oggi siamo in estate e forse con le giornate che si sono allungate, ovviamente il sole, la chiarezza e quindi la luminosità della giornata è prolungata. Ad settembre, ottobre, quando le giornate saranno nettamente più corte, il problema degli alberi ad alto fusto che coprono addirittura le luci dell'illuminazione pubblica diventano un problema più che attuale. Allora, la domanda che abbiamo fatto, anzi le domande che abbiamo proposto, gliele ripeto: la necessità di un'accurata potatura, spero se ne sia accorto anche lei, il giorno in cui verrà effettuata tale operazione, ovviamente riferito in via Gallia e le vie limitrofe, e poi gradiremo sapere il piano delle potature su tutto il territorio municipale. Non si può pensare di andare allo sbaraglio e di avere degli interventi spot qua e là dove pensiamo possa essere necessario. Per fare un lavoro adeguato, per fare un lavoro corretto, ci vuole programmazione ed è quella che stiamo chiedendo. Grazie.
Allora, qui va di nuovo chiarito il punto stesso dell'interrogazione precedente. La competenza per questi lavori non è del municipio, la competenza è del Dipartimento. Il Dipartimento attualmente si trova privo di fondi per gli appalti perché la precedente amministrazione Tronca non ha provveduto a rinnovare questi bandi e non ha assegnato fondi al Dipartimento. È successo che è stato necessario aspettare l'approvazione del bilancio del Comune che è avvenuta a febbraio perché questi fondi fossero stanziati. Dopodiché, una volta stanziati i fondi, si sono dovuti mettere a bando. I bandi europei durano 6 mesi, sono più complessi da scrivere perché l'autorità anticorruzione ha modificato i protocolli e quindi la messa a bando di queste cifre per la manutenzione ordinaria del verde è avvenuta a maggio. Da maggio passeranno 6 mesi, una volta passati i 6 mesi è avvenuta l'assegnazione dei lavori, potranno partire tutti i lavori di manutenzione ordinaria del verde verticale e orizzontale del municipio e partiranno comunque gestiti e organizzati dal Dipartimento Ambiente e non dal municipio. Noi abbiamo girato questa interrogazione al Dipartimento e questa è la risposta che ci hanno dato. Sempre risposta dal responsabile distaccato al municipio del servizio Giardini. Via Gallia la inserisco in ordine di priorità nel prossimo programma in economia delle potature. Qualora dovessi avere a disposizione risorse economiche da affidare a ditte esterne, sarà mia cura provvedere a quanto richiesto comunicandovi anche la data di esecuzione. Programma in economia significa che loro intervengono col personale che hanno a disposizione in pianta stabile, quindi non le ditte con gli appalti, con tutte le persone che servono. Il servizio giardini ha a disposizione tra i 4 e i 5 giardinieri, non tutti operativi 7 giorni su 7, e con queste persone deve effettuare gli interventi di messa in sicurezza del territorio, in questo momento principalmente in funzione antincendio. Quindi quello che mi sta dicendo è che quando e se avrà la possibilità di disporre di queste persone in maniera non emergenziale, le dedicherà alla potatura di Via Gallia e delle altre strade che richiedono interventi urgenti. Uno di questi bandi del verde, il bando per gli interventi straordinari, è già partito, però riguarda soltanto le alberature di prima forza. Per prima forza si intende alberature che sviluppano dai 16 ai 20 metri di altezza. E su Via Gallia, sono andato a dare un'occhiata ieri con lo Street View, le alberature sono tutte di dimensioni più basse, quindi non potranno rientrare in questo bando che è già operativo. Nei prossimi mesi, speriamo a brevissimo, speriamo già in autunno, dovrebbero partire anche i 2 bandi per la manutenzione ordinaria, che riguardano tutti i tipi di alberature e anche il verde orizzontale, e a quel punto inizieranno interventi a tappeto su tutto il municipio. Per quanto riguarda la programmazione non mi è stato risposto e infatti abbiamo mandato un'ulteriore richiesta di dettaglio, però per quello che immagino io, non avendo ancora il bando operativo, non esiste a questo momento nemmeno la possibilità di effettuare una programmazione perché non si sa quante e quali ditte interverranno sul verde, quindi questo potrà avvenire in una fase successiva e quando questa programmazione sarà disponibile ce la faremo comunicare e quindi la pubblicheremo. Questo è quanto. Consigliera Cerquoni. Allora, io non mi posso ritenere soddisfatta, però voglio dire 2 o 3 cose. Allora, nell'ultimo, quando lei parla di fondi, non ci può dire al Dipartimento sono stati stanziati dei fondi. Bisogna capire quanti fondi ci sono, bisogna capire se ottobre, quando parliamo di programmazione, sarà possibile una programmazione e quindi abbiamo fondi su tutto il territorio municipale, o invece no, perché se lei mi alza le spalle significa che non ha capito
che non ha capito cioè, il problema, perché noi non possiamo intervenire solo sulle urgenze, perché ad ottobre saranno tutte urgenze se oggi noi per un anno non siamo intervenuti. Quindi la mia domanda, anche a livello di programmazione, è: questo municipio, nel rapporto che ha col Dipartimento, ha fatto una valutazione, una programmazione? Cioè, la programmazione la dobbiamo fare noi e dire noi al Dipartimento quali sono le difficoltà che riscontriamo sul territorio. Sì, perché siamo noi come municipio che siamo più prossimi ai cittadini, quindi siamo noi che ci rendiamo conto delle difficoltà. Questo è un lavoro che dobbiamo fare noi, e al Dipartimento dobbiamo dire: cari, avete i soldi, avete i fondi, con questi fondi questo municipio decide che si parte da questa e questa via, perché sono quelle più urgenti e quelle che hanno creato maggiori problemi. Il Dipartimento poi, vero che deciderà, ma dovrà dare un ascolto, tendere un orecchio a questo municipio, perché se non lo fa c'è un problema di rapporti di forza. Allora io pretendo che questo municipio, nella sua persona, abbia una lista, una programmazione di interventi da fare sul territorio, e in questo senso proporla al Dipartimento. Io mi aspetto questo, mi aspetto e spero che anche le prossime volte di avere elementi un po' più concreti. Cioè, parliamo di fondi stanziati, quanti fondi abbiamo per gli appalti? Un solo lotto? Due lotti? Tre lotti? Questo bisogna essere precisi sulle informazioni, perché i cittadini vogliono essere informati in modo puntuale. Grazie. Terzo punto, interrogazione numero 36/2017, a firma della consigliera Cerconi, avente ad oggetto chiusura transito ai residenti a via del Mandrione. Sì. Pardon. Allora, per quanto riguarda via del Mandrione, è una notizia uscita su diversi siti di informazione e che ha allarmato non poco residenti e coloro che ovviamente usufruiscono e percorrono via del Mandrione quotidianamente per evitare i disagi di via Tuscolana. Quello che io e che Fratelli d'Italia in questo caso vorrebbe sapere è se l'idea della chiusura è un'idea che è venuta da questo municipio, è venuta dal Dipartimento, è stata proposta dal Movimento 5 Stelle per una qualche ragione, ma soprattutto se c'è questa volontà e se sono stati fatti gli studi di fattibilità. Perché ci ritroviamo sempre al solito punto. Prima si propone, poi ci si accorge che mettendo in pratica una determinata scelta si vanno incontro e si mettono in condizioni di difficoltà oggettiva gli stessi cittadini. Allora, prima di prendere di fare una scelta, è utile, probabilmente, io questo mi auspico sia stato già fatto, verificare l'impatto, fare un'analisi dei costi e dei benefici della chiusura di quella strada a favore dei residenti e a favore di tutti coloro che percorrono la strada. E non vorrei invece che l'idea di chiusura della strada fosse un modo per scaricare il municipio dalle responsabilità, per esempio, di una determinata manutenzione stradale, di un problema di sicurezza, in quel caso sì, dei pedoni che non hanno, diciamo, i parapedonali, non possono attraversare e percorrere in sicurezza la strada, perché se così fosse dovremmo chiudere la maggior parte delle strade del municipio. Quindi io mi auguro che sia stata non solo una scelta ragionata, ma mi auguro che oggi lei ci spieghi l'analisi su cosa è stata fatta, questa analisi costi-benefici in termini di utilità per i cittadini, appunto, che quotidianamente percorrono il quadrante, e soprattutto le ripercussioni sul traffico cittadino, perché in un momento in cui ci sono evidenti difficoltà nel trasporto pubblico, e non è Fratelli d'Italia a doverlo dire e non voglio aprire neanche questo capitolo, ma ci sono,
Oggi noi rischiamo di chiedere per l'ennesima volta uno sforzo ai cittadini, perché probabilmente lei mi risponderà: ai cittadini noi li vogliamo far andare in bicicletta sulla Tuscolana, far prendere la metro, far prendere l'autobus. Se chiediamo un sacrificio ai cittadini a fronte però di un servizio carente, questo non si può fare. Allora, se la chiusura del Mandrione serve ad imporre una diversa mobilità, però questa mobilità deve funzionare e ad oggi non funziona. Non solo, faccio presente, forse mi rimangono 2 minuti e chiudo poi per l'interrogazione, faccio presente un altro elemento importante. C'è qualche attività commerciale su Via del Mandrione, questo significherebbe la chiusura, un grave danno per queste attività commerciali, e invece le dirò di sì e le spiego anche perché. Perché Via del Mandrione è una strada che, percorsa tutta, lei si renderà conto che ci sono punti di discarica a cielo aperto. Non solo, ci sono accampamenti abusivi, non solo, c'è un degrado sociale, umano, in alcuni punti che non serve che lo spieghi Fratelli d'Italia. Ci sono persone che dormono in Via del Mandrione, ci sono situazioni di, ripeto, di disagio vero, e il rischio della chiusura, al contrario di quello che magari ci vorrà far credere lei sulla pedonalizzazione, sul rilancio e quant'altro, in realtà sarebbe invece modo per chi oggi ha insediamenti abusivi di allargare questi insediamenti abusivi, a meno che lei non ci garantisce che la sera, nel caso tutte le sere, insomma, ci sia un controllo frequente che possa evitare gli accampamenti o gli insediamenti abusivi e ovviamente la creazione di discariche abusive che oggi lì già ci sono. Pertanto Fratelli d'Italia ascolterà l'interrogazione, ma vorrebbe un'analisi costi-benefici veramente concreta e non solo qualche parola con la quale lei, assessore, ci potrà dire che sosteniamo, che abbiamo intenzione di portare i cittadini ad una mobilità sostenibile, perché senza servizi, senza offrire prima i servizi adeguati, la vediamo difficile. Grazie. Allora, io spero di riuscire a far stare nei 10 minuti la risposta, perché questa interrogazione mi dà l'occasione di spiegare finalmente il tipo di intervento che abbiamo pensato, che non sarà di chiusura della strada. Intanto una breve storia della vicenda. I residenti e le imprese che insistono sulla strada ci hanno chiesto un intervento, perché la situazione del traffico si è andata progressivamente aggravando nel corso degli anni. Che cosa succede? Succede che all'inizio quella strada la conoscevano in pochi, poi man mano con l'avvento dei TomTom, degli smartphone e del fatto che la gente si è cominciata ad abituare ad usare strumenti digitali, gli strumenti digitali che conoscono tutta la rete stradale hanno portato molti più veicoli ad impegnare quella strada rispetto a quello che accadeva prima. Anche la strada è venuta ad assumere una funzione di quella che io chiamo tangenziale impropria, perché consente di evitare il traffico della Tuscolana e ad imboccare la tangenziale est arrivandoci direttamente. Questo produce quello che in mobilità si chiama un traffico di attraversamento, ovvero flussi di veicoli attraverso una zona che dovrebbe essere residenziale o a mobilità limitata, perché poi la strada non ha una sede, la sede di una via di grande scorrimento, è una via secondaria, e questo traffico di attraversamento danneggia la vita di chi si risiede in queste strade. Quindi c'è in primo luogo un'oggettiva necessità di messa in sicurezza dei transiti pedonali, perché tra il parcheggio più o meno spontaneo e questi flussi di traffico bidirezionali, la sede della carreggiata non consente di mettere in sicurezza, attualmente non consente il transito in sicurezza di pedoni e dei ciclisti. I residenti ci hanno chiesto in primis questa cosa qui, e in seconda istanza la riduzione dei carichi di traffico, che gli portano inquinamento, gli portano pericolosità nella strada dove vivono.
sono emerse due possibili opzioni per questo. La prima opzione è quella della realizzazione di un camminamento protetto e un marciapiede dalla via Casilina Vecchia fino a via della Marrana. È un tratto molto lungo, è un tratto in prossimità di emergenze archeologiche. Si è visto che in primo luogo ci stanno degli alti costi per la collettività, per il comune, per la realizzazione di questa opera, e poi ci stanno anche tutta una serie di problematiche legate appunto alla presenza dell'acquedotto potrebbero rallentare e financo impedire la realizzazione di un corridoio ciclopedonale in quel tratto. Da ultimo, questo sarebbe soltanto una soluzione parziale, perché risolverebbe il problema dei transiti dei pedoni, ma non risolverebbe la mole di traffico, non risolverebbe i livelli di stress e di inquinamento e la pericolosità stessa in alcuni casi dove c'è necessità di attraversamento della strada. La seconda opzione, che è stata proposta da questo municipio, è stata quella di una variazione delle discipline di traffico che insistono sulla strada. La strada attualmente è un senso unico monodirezionale con alcuni tratti a doppio senso di marcia. Quello che è stato proposto è di modificare alcuni di questi sensi di marcia in modo da lasciare completa accessibilità ai residenti e a tutti quelli che fossero interessati a visitare la strada e le stanze commerciali che ci insistono, ma impedire il traffico di attraversamento, cioè impedire l'utilizzo della strada entrando da un lato, uscendo dall'altro e fregandosene completamente di tutto quello che c'è in mezzo, semplicemente di utilizzare la strada come una tangenziale. Questo si può fare utilizzando la tecnica dei sensi unici contrapposti, cioè io entro da un lato e poi, non potendo percorrere tutta la strada, sono obbligato a uscire. A quel punto non mi è più funzionale la strada per quello che devo fare io e non la utilizzo più, mi dirotto sulla strada di grande transito, quella che è vocata da piano regolatore ad accogliere i flussi di traffico intensi. Questo eliminerebbe il traffico di attraversamento e avrebbe tutta una serie di ricadute positive. Per esempio, non sarebbero necessari interventi costosi come i marciapiedi e i parapedonali per la messa in sicurezza dei pedoni. Basterebbe una segnaletica e dei piccoli interventi puntuali in alcuni tratti della strada. Questo comporterebbe la possibilità di una riqualificazione dei luoghi compatibili con finalità turistiche. Ora, Via del Mandrione è una strada che passa accanto a un acquedotto romano e secondo il municipio questo potrebbe portare dei flussi turistici importanti e interessanti, perché dal centro di Roma, dalle Mura Aureliane, da San Giovanni, si potrebbe percorrere a piedi tutta la strada e proseguire anche il percorso dell'acquedotto fino al parco di Tor Fiscale e al parco dell'acquedotto, creando appunto un cammino turistico che potrebbe avere delle valenze importanti sull'intero territorio. La riduzione del traffico di attraversamento riduce anche il rischio di danni all'acquedotto romano, che attualmente è sottoposto alle vibrazioni di alcune centinaia di veicoli l'ora. Le due proposte sono attualmente al vaglio del Dipartimento Mobilità e dell'assessorato relativo. Abbiamo effettuato un sollecito il 4 di luglio chiedendo quale delle due sono più interessati a sviluppare, ma al momento non abbiamo ancora una risposta. Io so che l'Agenzia Mobilità ha sviluppato un'analisi dei flussi di traffico, quindi un'analisi di quanti veicoli transitano attualmente sul Mandrione e quale aumento di carico si avrebbe sulla via Tuscolana nel caso in cui questo transito non potesse più avvenire. E però attendiamo in questo momento una valutazione da parte dell'autorità centrale su quale delle due alternative sia per loro preferibile. Ovviamente al municipio, il municipio avrebbe interesse a una riqualificazione complessiva della strada, il che non significa
eliminare tutte le possibilità di transito o lasciarla limitata sulle residenti. Significherebbe che chi ha necessità di recarsi lì per fare qualcosa lo potrà continuare a fare, chiunque da ovunque venga, ma non potrà utilizzare questa strada semplicemente per accorciare il percorso di 2 o 3 o 5 minuti perché trova traffico da un'altra parte. Ecco, questo non va proprio nella direzione di pensare e occuparsi della qualità della vita dei cittadini. Ho quasi finito il tempo. Al momento siamo anche noi in attesa di un pronunciamento su questo tema. Comunque una delle due cose andrà fatta. In ogni caso, se non verrà realizzata questo intervento sulla viabilità, andrà realizzato comunque una messa in sicurezza dei transiti pedonali e ciclabili sull'asse. Sì, consigliera. Mi ritengo parzialmente soddisfatta, assessore, forse per la prima volta. Rimandato a settembre, però comunque rimandato a settembre, lo dico no scherzando, perché purtroppo quando lei mi dice l'occasione dell'interrogazione mi permette, il problema è che qui di certi argomenti dovremo occuparcene anche nelle commissioni apposite. È fondamentale secondo me discuterne, capire, perché se un consigliere di opposizione porta un'interrogazione, oltre che per capire, è perché ovviamente c'è stata una lacuna di comunicazione rispetto a cittadini, residenti, attività imprenditoriali che si sono preoccupati di capire quello che sta avvenendo. Allora, il problema forse è trattare determinate questioni di interesse generale anche nelle commissioni apposite. Io sono soddisfatta di entrambe le proposte. Mi riservo ovviamente di capire questa variazione della disciplina di traffico, cioè la modifica dei sensi, come è stata proposta. E quindi quello che si ha intenzione di fare sul quadrante. L'idea che c'è stata secondo me è buona, le dico solo questo, le faccio solo un piccolo accenno al fatto che probabilmente la modifica della disciplina di transito, quindi come mi spiegava lei, la modifica dei sensi diciamo unici a doppio senso incrociati, che permetterebbe comunque l'accesso a chi vuole entrare con la macchina di passare con la macchina, ma eviterebbe, mi ha spiegato molto bene, il traffico, la famosa tangenziale, non mi ricordo come l'ha definita? Impropria, tangenziale impropria, ci soddisfa, però le faccio presente che eventualmente si potrebbe comunque, modificando i sensi di marcia, anche fare un piccolo intervento per la sicurezza dei pedoni, che secondo me rimane comunque fondamentale, nel senso che è vero che sarebbe un costo ulteriore, ma la protezione degli utenti deboli del codice della strada forse dovrebbe anche essere considerata al di là dell'intervento per le discipline di traffico. Ultima cosa, mi riservo di fare l'accesso agli atti, ovviamente, se vorrà la Presidente della Commissione Mobilità portare l'argomento in Commissione, Fratelli d'Italia lo riterrebbe molto molto utile, sarebbe già dovuto essere fatto, però ci auspichiamo che a settembre questo, per chiarezza, per trasparenza nei confronti dei cittadini, possa essere fatto. Grazie. Allora, nel momento in cui l'una o l'altra delle due discipline saranno decise, ci sarà il confronto con la popolazione e ci sarà anche un periodo di sperimentazione, ovviamente, perché bisognerà capire se la cosa funziona. Questo nel caso si decida per i diversi sensi di marcia. Per cui quello che immaginiamo e che abbiamo anche proposto è fare un mese, 2 mesi, 3 mesi di sperimentazione con la segnaletica provvisoria, vedere se funziona e poi rendere tutto definitivo, e se non funziona passare al piano B. Quindi questa è un po' l'idea. Fine. Bene, proseguiamo. E visto che abbiamo all'ordine dei lavori di oggi degli atti da votare, nominiamo gli scrutatori subito. Allora, il consigliere Lazzari, il consigliere Principato e la consigliera Vitrotti.
Quarto punto all'ordine dei lavori, proposta di deliberazione per espressione parere sulla proposta di iniziativa consiliare a firma dei consiglieri De Priamo, Ghera, Meloni, Figliomeni, Politi e Mussolini, forme di gestione sussidiaria di luoghi pubblici ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione italiana, approvazione regolamento per la collaborazione tra cittadini ed amministrazione capitolina per la cura, la rigenerazione, la gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani e di spazi urbani di Roma Capitale, denominato baratto amministrativo. Immagino di dover lasciare a lei, è un'espressione di parere, scusatemi. Chi è il relatore? Consigliere Pompei. Ecco. Buongiorno a tutti. Allora, questa cosa già è stata esaminata in commissione e la commissione ha deciso di non esprimere parere sulle pressanti richieste di un attimo di riflessione maggiore. La riflessione maggiore è stata fatta e a un certo punto purtroppo diciamo che non ha avuto esito positivo, nel senso, pur ripensando bene la cosa, ci sono da fare una serie di osservazioni sia di carattere generale sia di carattere specifico. Per quanto riguarda le osservazioni di carattere generale, c'è prima un argomento, diciamo che l'attuale articolo 6 del decentramento amministrativo, quando demanda, dice che gli atti devono essere inviati ai consigli municipali per un'espressione di parere, a un certo punto assimila e dà la direttiva assimilandola a quelli che sono gli atti amministrativi di competenza della Giunta. Lo dico perché in questi casi i 30 giorni per esaminare un argomento così complesso sono in effetti non sufficienti. L'argomento è molto complesso, richiede uno studio approfondito di tutta una serie di norme, più che altro di carattere generale, e quindi forse, però questo è un discorso di carattere generale che non impatta sul caso particolare. Quello che invece è importante sul caso particolare è che ci troviamo di fronte, quando per esempio il TUEL, quando dice che a un certo punto è necessario per gli atti di rilevanza municipale chiedere il parere dei municipi, poi precisa all'articolo 4 che ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri degli uffici, a un certo punto devono darne poi una motivazione. Questo è importante perché qualora ci vengano proposti pareri dopo che gli uffici si sono espressi in maniera, diciamo così, in maniera coerente, e decisa e pesante sulla irregolarità amministrativa, mandare in giro l'atto per il municipio, per i municipi, per chiedere i pareri, significherebbe, a mio avviso, scusatemi l'espressione, far perdere tempo a 15 municipi, perché in effetti non so come... O almeno prevedere che se vogliono essere mandati, bisognerebbe forse prevedere che qualora debbano essere mandati chiesti pareri anche in presenza di diciamo indicazioni negative da parte degli uffici, chi li fa, chi li divulga, chi li vuole al momento in cui si manda ai municipi vengano adeguatamente motivati i motivi per cui si ritiene di non prendere in considerazione le osservazioni degli uffici. Questo è un aspetto fondamentale. Per quanto riguarda poi l'argomento specifico, il baratto amministrativo, non è un discorso che riguarda attività di volontariato su una certa area particolare del municipio, è un discorso che impatta con la disciplina tributaria. La disciplina tributaria è una cosa estremamente delicata che riassume in sé tutte le norme di diritto civile, amministrativo, penale, e su queste si basa poi il prelievo tributario, creando un rapporto giuridico personale tra il soggetto passivo dell'imposta e l'ente impositore. E quindi lo riprenderò questo argomento più avanti per finire il discorso di carattere generale. Il regolamento prevede tutta una serie di funzioni, il regolamento sommariamente considerato, prevede tutta una serie di funzioni che a un certo punto ci si chiede se gli uffici municipali, già ridotti al lumicino per quanto riguarda le possibilità operative, possano sopportare un carico di lavoro del genere. Leggere attentamente questo regolamento significa fare tutta una serie di contratti, sorvegliare, creare un ufficio apposta, un dirigente responsabile. Mi ricorda tanto, scusatemi la battutaccia, ma ci vuole
come quel comandante militare che a un certo punto dice non c'è problema, affrontiamo il nemico, prima preparazione di artiglieria, poi i carri armati attacchino frontalmente, la cavalleria attacchi da sinistra, la fanteria da destra, e uno dice ma siamo in tre, che famo? Ecco, questo è l'aspetto generale. Andiamo poi nel particolare. Per quanto riguarda il particolare, purtroppo il regolamento fa riferimento a delle norme che sono state superate, e la norma cui si fa riferimento fondamentale, la disciplina dei contratti, l'articolo 190, io vorrei conoscere personalmente chi è che ha scritto l'ultimo comma, perché a scrivere due cose di indirizzo è facile, vorrei condannarlo a chi ha scritto quell'articolo a fare lui i regolamenti attuativi, vorrei vedere che cavolo scrive, anche perché si parla di, va bene, una certa collettività fa un certo tipo di lavoro, ma una collettività a chi? E poi gli diamo la possibilità, ipotizziamo un'agevolazione tributaria, ma ripeto, cittadino e amministrazione è possibile l'agevolazione tributaria, ma quando parliamo di condomini, poi ecco, tecnicamente, atteso quello che ho detto prima, cioè che il rapporto tributario è qualche cosa di personale diretto tra l'imposto e la pubblica amministrazione, come lo regoliamo? Faccio un esempio, tanto per andare avanti, cioè c'è un problema anche di tecnica normativa che in effetti mi lascia qualche perplessità. Faccio qualche esempio concreto perché se no non si capisce. Allora, vediamo un po' qua, per esempio, ecco, quando si parla dei soggetti proponenti, nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, e già quando si parla in questa materia di formazione sociale incomincio a dire che succede, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione con l'articolo 6 del presente regolamento rappresentano nei rapporti con l'amministrazione capitolina la formazione sociale che si assume l'impegno di svolgere gli impegni di cura e di rigenerazione. Ma com'è possibile? Che è una presunzione di appartenenza a me iuris et iure? Mi risulta purtroppo difficile, senza poi considerare quello che il punto nodale che ha fatto rilevare il Dipartimento insieme alla, come posso dire, al riferimento a norme oramai superate, il fatto che a un certo punto manca quel collegamento diretto tra la prestazione e il risparmio che con questa prestazione all'amministrazione e praticamente il tipo di agevolazione che si intende dare. Io penso che sia inutile che vado a leggere le spiegazioni del Dipartimento, che sono abbastanza chiare, anche perché, e questo è interessante farlo rilevare, lo stesso Dipartimento deve, per dare dei chiarimenti, deve rivolgerci ad interpretazioni della giustizia contabile. Quindi immaginiamo se questa normativa la andiamo poi a calare nell'operare completo di qualsiasi municipalità. Io e questo quello devo dire, cioè è facile fare le norme, però ecco, quando poi si deborda in una materia che è estremamente delicata e non se ne hanno le conoscenze adeguate, c'è pericolo di creare più malestri che benefici. Credo di aver finito, riservandomi eventuali chiarimenti successivamente agli interventi che verranno fatti. Altri interventi? Non ci sono interventi? Consigliere Giuliano. Allora, grazie Presidente. Mi preme intervenire in questo parere di delibera non per essere per fare un passaggio prettamente tecnico, che comunque lascia il tempo che trova, nel senso che comunque sia molte cose possono essere modificate, oppure diverse cose sono comunque soggettive, per cui nell'oggettività dell'argomento, insomma, poi bisognerebbe sapere o capire chi ha più o meno ragione in questo senso. Quando si pone un argomento, secondo me bisogna avere la capacità di entrare nel merito e capire quello che è buono e quello che è modificabile. E questo, diciamo, è successo, devo dire, anche in commissione, dove si è parlato e si è entrato nel merito. Però ho visto, insomma, quindi ho preso atto che nella mezza, diciamo così, positività da parte della commissione
mancava un elemento che comunque è determinante per poter comunque lavorare a meglio, no? Al meglio, e che è il tempo. E quindi, non avendo avuto, tra virgolette, del tempo per poter fare delle osservazioni, perché devo dire che questa maggioranza municipale, perché poi parlerò ovviamente della maggioranza comunale, questa maggioranza municipale spesso e volentieri, devo dire, anche nei pareri che sono arrivati dalla stessa maggioranza comunale, è stata, diciamo, critica, e quindi ha votato mettendo anche spesso e volentieri delle osservazioni, no? Sul parere, quindi cercando di contribuire dal territorio verso il centro nel cercare di avere maggiore presa. Quindi non è la cosa che a me diciamo rimane strana, anzi è un'operazione che è stata fatta in altre situazioni, quindi potevo immaginare che anche in questo parere si potesse, insomma, arrivare a dare delle osservazioni, perché, come si dice, quando l'altra volta nel consiglio abbiamo fatto un super consiglio sui regolamenti, insomma, da destra, da sinistra, dal centro, era tutto un consiglio sui regolamenti, quando si tocca un regolamento è normale che a volte la soggettività ne prende il sopravvento, no? A sfavore dell'oggettività, cioè dell'oggetto in quanto tale. Per cui questo, voglio dire, poteva essere un approccio positivo, quello di poter fare ovviamente delle osservazioni. Questo non è avvenuto. Ora, al di là che ci sia un parere negativo, di astensione, positivo, non è che cambia molto, anche perché quello che conta ovviamente è quello che si verrà deciso in Consiglio Comunale. Era per mantenere un equilibrio, una linea, cioè un comportamento. Perché se dall'altra parte a me mi si insegna di entrare nel metodo ogni volta che, e quindi a prescindere da chi porta, io ci credo, perché essendo novello della politica ci credo, e dico, beh, potrebbe essere che sia così, e quando è così allora dico, bene, allora si può entrare nel merito. Poi si faccia con maggiore efficacia o meno, però l'importante questo sia. Perché faccio questo, ho fatto questa parentesi? Perché la battuta fatta dal Presidente è molto carina, è molto simpatica, io me la so pure scritta, la cavalleria, no? Dice, usiamo la cavalleria ma siamo in tre, dannamo. Voglio vedere se adesso la stessa cavalleria viene usata dal Consiglio Comunale, perché potrebbe essere che poi la maggioranza comunale possa proporre un altro regolamento dove serve comunque utilizzare la cavalleria sopra, sotto, al centro, però dopo non so più in tre, questo penso, perché se dopo si fa un altro documento dove non si utilizza la cavalleria, allora tanto de cappello, cioè si farà un regolamento perché sono tre e quindi più di questo non si può fare, benissimo, ma siccome, ripeto, un minimo di esperienza mi torna, allora sono un po' scettico da questo punto di vista. Oggi siamo in tre, domani in comune saremo in 152, per cui il regolamento fatto dalla maggioranza assume un aspetto diverso e come d'incanto si moltiplicano le forze. Questo non vorrei che fosse, perché io credo a quest'Aula quando ci si comporta in modo, come si dice, naturale, intellettualmente onesto e politicamente onesto, e quindi io mi trovo in alcuni casi, però poi non mi piace essere preso, non da voi, ma da chi di dovere, preso in giro, perché poi, come si dice, i tre diventano 100, per cui a immagine e somiglianza, no? Aumentano e diminuiscono a seconda delle esigenze. No, questo lo dico per, come si dice, per onestà intellettuale, nel senso che ci sono delle cose correggibili. Io ho parlato con il consigliere comunale che è primo firmatario, era disponibile ovviamente a interloquire con i riferimenti di maggioranza comunale per cercare di trovare, no, soprattutto mi sembra con il patrimonio, di capire, di trovare quali fossero, no, gli elementi che devono essere modificati. Quindi questa volontà c'è. Ora noi, finisce qui il nostro compito, è normale, è un parere, veloce o non veloce, completo o non completo, è un parere che finisce qui. E quindi questo è. Però poi, se effettivamente l'argomento
possa essere un argomento, voglio dire, da tenere in considerazione, lo vedremo in Consiglio Comunale e vedremo i rispettivi vostri colleghi, ovviamente comunali, come si porranno di fronte a questa situazione. Io sono dell'avviso che se c'è qualcosa da modificare si chiama chi ha fatto la, diciamo, ha proposto insieme a un meccanismo questo documento e dice: guarda, noi l'abbiamo studiato, te la senti di fare queste modifiche? Perché poi in aula si arriva e si porta un testo condiviso, se questo è. Se poi invece quello che è chiesto dal parere servono persone che sono maggiori alle tre che giustamente il Presidente prima ha nominato, certo non si possono fare nozze che i fichi secchi. Se c'è sta la disponibilità materiale o appunto oggettiva per poter lavorare e fare cose, no, al di sopra di quello che uno delle aspettative, questo è ovvio, abbiamo chiesto qualcosa che non si può attuare. Però se invece poi, ripeto, dal cilindro escono fuori le energie, no, giuste, perché la maggioranza si pone la questione e la fa propria, non è che a me dispiace se la maggioranza decide di fare un altro documento come spesso accade, ma dove sono sempre spesso stato abituato anche qua, non è che non capita in politica, però quello che mi farebbe ridere, mi darebbe insomma un po' comunque divertimento, è che poi logicamente, no, ci sono le maggioranze a misura variabile, nel senso che quando serve siamo forti, quando non serve non ce la facciamo, ci piace molto quello che avete detto, però non si può attuare, non ce la facciamo. Dopo un mese dice: no, ammazza, abbiamo trovato il personale che è preposto a fare questa cosa. Quindi ci tenevo più a mettere in evidenza questo passaggio che ovviamente al passaggio tecnico, che mi rimetto, come si dice, alla clemenza della Corte, nel senso che se ci sono delle cose che oggettivamente non possono essere modificate, noi stiamo qui a discutere di lana caprina, cioè di cose ovvie. Si è voluto prendere una posizione, come è capitato in altri regolamenti, cioè cercare di mettere l'argomento in evidenza per poterlo lavorare. Quindi non è che voi riuscite a coprire tutti gli argomenti ogni volta che capita. Certo, dovreste lavorare 28 ore al giorno. Questo non è possibile, è normale che l'opposizione municipale e comunale ovviamente produce anche delle cose che pensa che possono essere utili. Quindi al di là del vostro voto, che ho già intuito, però ci tenevo e mi premeva mettere in evidenza questa differenza. Grazie. Altri interventi? Consigliera Cercuani. Presidente, consiglieri, io ci tenevo invece a spiegare un po' che cos'è questo regolamento e cosa prevede questo regolamento, perché in realtà abbiamo parlato di tutto, tranne spiegare anche a chi ci sentirà grazie a Liberi TV, a chi ci No, ma va bene. Può andare avanti, per favore? Sì, no. Possiamo andare avanti? Sì. Mo si arrabbia con me, loro intervengono. No, vorrei dire, siamo contenti, come è successo sempre in maggioranza, carissima. Poi se non si vogliono dare soldi, è un problema vostro. Comunque, il parere del Dipartimento... Eviterei queste battute che non significano niente, andiamo avanti. Di regolarità tecnica amministrativa è positivo. Io vorrei far presente che di cosa parla il regolamento. Il regolamento è l'applicazione concreta dell'articolo 118. Io non so se tutti coloro che oggi sono seduti qui si sono letti l'articolo 118 della Costituzione. Lo leggo io, così ci capiamo. Lo Stato, le regioni, la città metropolitana e le province favoriscono autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati per lo svolgimento dell'attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà. Soggetti singoli e associati, quindi quando prima qualcuno faceva riferimento a delle forme associate di cittadini, lo prevede la Costituzione. L'articolo 118 porta con sé una serie di principi che sono poi ben spiegati nel regolamento, nella proposta, e sono quindi il principio di fiducia reciproca, di responsabilità, di inclusività, di proporzionalità, adeguatezza, autonomia civica e trasparenza. Lo dico perché all'articolo 2 questi principi sono ben esplicitati, ben spiegati e sono alla base di una proposta.
quando si propone qualcosa ci si deve chiedere perché si propone e con quale spirito si propone. Questo è lo spirito con il quale Fratelli d'Italia ha portato avanti la proposta sul baratto amministrativo. Ricordiamoci anche che le tasse previste nel Comune di Roma sono le più alte di tutta Italia e quindi è proprio lì che questa proposta va ad incidere. Cioè il baratto amministrativo, cosa che insomma non credo si sia evinta dagli interventi precedenti, ci dice: a fronte di interventi dei cittadini singoli o associati o nelle forme associate, è possibile avere uno sgravio su quell'imposta che è la TARI, imposta per finanziare i costi del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti. Ricordiamo la TARI essere, per quanto insomma sono interessati all'argomento, a fronte appunto, diciamo, la IUC si divide, ma lo saprete sicuramente benissimo, in IMU, TASI e TARI. Sulla TARI intende incidere il regolamento del baratto amministrativo. Il baratto amministrativo prevede una serie di interventi fatti tramite i cosiddetti patti di collaborazione. Di questi patti di collaborazione all'interno del regolamento vengono specificati ovviamente gli elementi cosiddetti essenziali di un patto di collaborazione, che sono la durata, le modalità, le responsabilità, il monitoraggio periodico e la valutazione, la rendicontazione. Tutto specificato, se lo andate a leggere, all'articolo 6. Articolo 6 che poi mette in evidenza anche le tipologie di interventi, ossia la pulizia delle strade e dei marciapiedi, la manutenzione degli arredi urbani, cura di aree verdi, animazione culturale, realizzazione murale e opere artistiche. Ogni intervento migliorativo nel rispetto ovviamente della normativa, e si divide poi in patti, diciamo, ordinari e patti complessi che necessitano di più forze, più, diciamo, più enti istituzionali, se così li vogliamo capire, come se fosse un po' una conferenza dei servizi, perché ovviamente nella manutenzione delle aree o nella pulizia delle aree verdi, così come per l'installazione di opere d'arte, ci sono soprattutto nel nostro municipio dei vincoli specifici e più volte il regolamento ne fa riferimento. Non solo, nel regolamento stesso viene prevista all'articolo 10 la formazione dei dipendenti e il rapporto con le scuole del territorio. Vedo sorridere, ma spesso il problema qual è? Che nel momento in cui si fa una proposta che ci viene dal Consiglio Comunale e si fa calare dall'alto, senza far capire l'importanza ai dipendenti capitolini o ai dipendenti municipali, che molte volte si trovano nero su bianco le proposte schiaffate lì, è in quel momento che non si sente il dipendente stesso neanche partecipe di quello che sta avvenendo. Far capire invece l'importanza sia al dipendente capitolino, quindi alla formazione, ma formazione intesa come spiegazione di quello che sta accadendo, perché è anche una rivoluzione culturale un baratto amministrativo, farlo capire al dipendente capitolino che poi andrà a gestire anche il patto di collaborazione, e farlo capire all'interno delle scuole con la promozione per avvicinare i ragazzi fin dalle scuole insomma minori, farlo avvicinare a quella che è l'educazione civica. Allora la domanda che vado in conclusione, ho spiegato solo alcuni passaggi, ma forse il concetto di baratto amministrativo non si era capito, cioè di apportare un intervento migliorativo, ci metto 2 minuti Presidente, un intervento migliorativo all'interno del municipio, all'interno della città, perché questa è una proposta capitolina che poi di riflesso arriverà a noi se approvata, a fronte di questa volontà del privato singolo o associato di intervenire con un'azione migliorativa sul territorio capitolino, ci proponiamo uno sgravio della TARI. Cioè della TARI, io ricordo anche che oggi le tasse che noi paghiamo sono altissime a fronte di servizi spesso non all'altezza di quello che viene pagato. Coinvolgere il cittadino nella manutenzione, nella ricostruzione, tra virgolette, nella ricostruzione sociale
e fisica, quindi con le manutenzioni e quanto sopra detto, è fondamentale e otterrebbe uno sgravio della TAI. Il discorso, e concludo, è questo. Noi crediamo in un'amministrazione che metta in pratica concretamente l'articolo 118, che è il principio di sussidiarietà. In questo caso Fratelli d'Italia se ne sta facendo carico e la votazione di oggi è una votazione sulla città che intendiamo avere. Intendiamo coinvolgerli questi cittadini a fronte di uno sgravio economico su quello che oggi già stanno pagando e sui pochi servizi che si vedono invece fornire? Secondo Fratelli d'Italia sì, noi vogliamo una città che sia a misura giustamente di cittadino, che lo coinvolga direttamente e che allo stesso tempo in qualche modo lo aiuti e lo sollevi da un pagamento di tasse che oggi è il più alto d'Italia. Grazie. Altri interventi? Consigliere Ariano? Grazie Presidente, grazie colleghi consiglieri. Preliminarmente volevo semplicemente fare riferimento al fatto che sì, contabilmente l'espressione di parere è stata positiva, ma che gli uffici, soprattutto il Dipartimento Risorse Economiche, Direzione per la gestione dei procedimenti connessi alle entrate fiscali, ha ovviamente espresso il suo parere negativo. Io sono contenta di verificare che vi sia coerenza nei confronti della parte dell'opposizione nel fatto di essere favorevoli a determinati approcci alla cosa pubblica, in quanto questo stesso municipio il 15 settembre 2015, nel giorno quindi del mio compleanno, ecco perché questo estratto del verbale relativo alla deliberazione mi è venuto all'occhio, proprio per la data, si espresse in merito ad una proposta di deliberazione avente ad oggetto regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, a firma di Stefano De Vito, Raggi e Frongia. Questa risale appunto oramai al 2015, quindi sicuramente sia l'articolo 118 che il patto di collaborazione, piuttosto che la definizione di cittadini attivi, direi che a noi che siamo da questa parte, forse alcuni in modo più approfondito, forse altri meno, è già nota. Ora, mi interessava semplicemente fare questa puntualizzazione, non mi metto a scomodare la Costituzione, che purtroppo in molti casi ci viene ricordato che appunto rimanga inattuata per la maggior parte dei diritti fondamentali contenuti appunto in quella che dovrebbe essere la parte fondante e diciamo un regolamento principe nella conduzione di tutti quelli che sono i pubblici uffici e di comportamenti dei soggetti che hanno l'onere e l'onore di rappresentare i cittadini italiani. Però ovviamente sappiamo benissimo che anche l'articolo 118 e tutta la sussidiarietà nascono da quella da quel progressivo impoverimento del welfare che soprattutto nell'arco degli ultimi 20 anni ha intaccato la vita del nostro paese. Quindi sì, effettivamente poter fare in modo che i principi che la Costituzione fotografa, bisogna sempre avere contezza del fatto che l'evoluzione normativa sì è la fotografia di quello che molto spesso è un procedimento progressivo e lento che effettivamente si sta avvenendo nell'impianto proprio del nostro Stato. Fortunatamente l'ultima modifica è stata arginata e quindi non abbiamo contezza di ulteriori modifiche negative. Per tornare al provvedimento, avrei piacere semplicemente di rifar riferimento al fatto che, proprio perché ci basiamo sul testo in oggetto, si era già detto anche in commissione del fatto che anche in questo caso, come in un'altra espressione di parere, noi ci siamo trovati a valutare dei documenti che nell'impianto normativo avevano comunque un pieno riferimento a delle norme abrogate e quindi che necessariamente i rilievi tecnici devono essere puntuali, in quanto non possiamo ovviamente far finta che non vi siano.
Per quanto riguarda invece quello che è diciamo proprio la parte strettamente tecnica, che è quella che giova a valutare, dato che molto spesso noi, anche seppure appunto forza di maggioranza sia in questo municipio che presso il Consiglio Comunale, molto spesso abbiamo diciamo espresso appunto la nostra difformità di parere nei confronti appunto anche di proposte che venivano dall'attuale maggioranza, quindi da colleghi del, insomma, consiglieri del Movimento 5 Stelle. Quindi proprio a scanso di eventuali equivoci, noi ci teniamo a ribadire con forza quella che è sicuramente la nostra rispondenza e desiderio di rimanere ancorati a quelli che sono i, insomma, gli obiettivi che ci siamo posti con il nostro programma elettorale. Sì, ovviamente sì, a volte le parole sì, ovviamente con quelle che sono, insomma, quelle che noi riteniamo attivi, insomma, le azioni più coerenti. Nel concreto, ovviamente, trattandosi qui di materia, a prescindere da quelle che sono le declinazioni, c'è chi dice che sono demagogiche, io non credo, però a prescindere dalle declinazioni, diciamo, di intenti, dobbiamo necessariamente fare riferimento a quello che dovrebbe essere un regolamento. Ne parlavamo l'altro giorno, un regolamento deve declinare in maniera specifica, attuale e comunque insomma ordinata quelle che sono appunto delle indicazioni all'amministrazione. È effettivamente carente in una parte che è quella più importante, ovvero quella nella quale comunque, riprendo le parole dell'espressione di parere negativo del Dipartimento, scusatemi, per quanto attiene all'ambito di stretta competenza dello scrivente Dipartimento Risorse Economiche, ossia la materia delle entrate relative alla fiscalità immobiliare e alla fiscalità generale, si esprimono perplessità sulla conformità della previsione di riduzione della Tari nella misura del 50%, di cui l'articolo 9,1 del regolamento oggetto della proposta di deliberazione consiliare alla normativa vigente. Evidentemente non è possibile, diciamo così, fino a che comunque appunto non possa essere fatto appunto dal proponente, quindi, però questa parte ovviamente è carente, quindi noi ci troviamo a deliberare su un qualcosa che oggettivamente, diciamo, nella sua parte che, diciamo, essenziale è mancante. Si sarebbe dovuto delineare da parte dell'amministrazione in precedenza, attraverso ovviamente delle valutazioni specifiche, quelli che sono i contenuti delle attività ed eventualmente attribuire ad ogni singola attività quella che possa essere il valore in termini di risparmio da parte dell'amministrazione, e così appunto declinare l'eventuale sgravio. Però a prescindere da questo, scusatemi, io ritenevo semplicemente di fare alcune precisazioni per completezza, rendere noto a chi ci dovesse ascoltare da casa che appunto il Dipartimento competente si è espresso in maniera negativa ed ha argomentato in maniera piuttosto strutturata. Grazie. Ci sono altri interventi? Sì, consigliere Toti. Sì, io penso che questo discorso, questo problema di dare maggiore respiro a una risposta ai servizi cittadini in grossa difficoltà, cioè pensando a un discorso sussidiario, penso che sia e che necessita di una grossa riflessione e necessita anche di tempo. Presidente, a parte che ha steso un velo pietoso rispetto a questa proposta di delibera che oggi noi andiamo ad affrontare, ha parlato anche della carenza che noi conosciamo delle forze del personale della città di Roma e anche del nostro municipio.
Però rispetto a questo io penso che ci deve essere uno sforzo da parte di tutti, e mi sembra che ci sia stato anche in campagna elettorale da parte del Movimento 5 Stelle di porre il problema del decoro come elemento centrale della proposta politica a livello cittadino. Perciò rispetto a questo è chiaro che ci deve essere anche, Presidente della Commissione, una risposta in termini anche di personale che rispetto a un elemento centrale deve essere messo a disposizione. Perciò di fronte a questa che è una difficoltà forte dei servizi cittadini che si trascina ormai da molti anni, c'è stata nella città di Roma una risposta di mobilitazione da parte di tante persone nella cura della città, mettendo al centro quello che io ho definito un elemento essenziale, io penso che deve essere essenziale nella vita di tutti i giorni, quello della sussidiarietà, una risposta dal basso importante e io penso anche migliore dei cittadini che si mobilitano e danno una risposta loro stessi ai loro problemi. Questo è un elemento importante, fondamentale, che deve essere posto sempre all'attenzione come momento centrale, oltre al discorso della solidarietà, come elemento di vita di tutti i giorni. Ecco, rispetto a questo, perciò, l'importanza di un dibattito su quelle che possono essere le risposte dei cittadini per la tutela della loro città, e il discorso del, perciò in questo caso, del baratto amministrativo, cioè cittadini protagonisti nella gestione, nella cura della progettazione, nella manutenzione della cosa pubblica. Perciò uno sforzo rispetto a questo che dà anche dei premi, diciamo, ai cittadini che si mobilitano a difesa dei loro beni comuni, io penso che richiede una risposta forte da parte di Roma Capitale. C'è stata questa proposta da parte dei Fratelli d'Italia, ci sono, come ha detto il Presidente della Commissione, anche una consigliera, dei elementi contrari espressi dal Dipartimento. Ci sono delle aree problematiche in questo regolamento, però ecco, il discorso di venire incontro rispetto alla tassazione, che come qualche consigliere ha ricordato è la più alta o fra le più alte d'Italia, del 50% sulla Tari, il limitare al discorso soltanto del periodo dell'esercizio sussidiario questa agevolazione per i cittadini, anche il discorso, ecco, del comodato d'uso per i beni strumentali e materiali di consumo, le iniziative di autofinanziamento che sono in un certo senso aiutate e agevolate da Roma Capitale nel reperire i fondi che servono ai cittadini, e anche l'affiancamento, ecco, di dipendenti pubblici, anche se difficile, però ecco, dico, poniamo al centro quello che è la difficoltà nei servizi che eroga Roma Capitale, eroga il nostro municipio, e la risposta, io penso, assolutamente necessaria che come città e come municipio dobbiamo dare. Ecco, anche l'educazione alla cittadinanza attiva e la collaborazione che ci deve essere continua fra cittadini e amministrazione. Perciò degli elementi comunque vanno considerati positivi, espressi da questa delibera. Chiaro, io vorrei che oggi potessimo votare una delibera che fosse stata presentata con tutti i crismi, perché realmente c'è la necessità di dare risposte in questo senso. Penso che ci siano ancora difficoltà, come ha detto anche il vicepresidente
Fulvio, che debba essere corretta, aggiustata, confrontata in sede di commissione, e perciò voglio dire che comunque riteniamo positiva un intervento rispetto a questo tema che, come ho detto, è un tema importante, un tema centrale rispetto all'erogazione dei servizi della città di Roma. Perciò in questo senso esprimiamo favore rispetto a questa delibera. Ci sono altri interventi? Se non, consigliere Candigliota. Grazie Presidente. Allora sarò molto conciso. Allora, la prima domanda è che mi pongo è: sicuramente bisognerebbe domandarsi perché a Roma abbiamo una delle tassazioni più alte. Forse la provenienza delle scorse amministrazioni qualcosa ne dovrebbe sapere. Detto questo, questo per rispondere alla domanda di prima, detto questo bisogna chiarire determinate cose. Non entrerò nel merito tecnico perché già l'hanno fatto i miei colleghi, anche molto abbastanza esplicativo, ma volevo, ecco, in un certo qual modo rispondere anche al modus operandi di come è stata presa in considerazione questa proposta, anche perché, ripeto, noi abbiamo dimostrato, come giustamente diceva prima il consigliere, che abbiamo sempre preso delle decisioni in funzione anche di alcune strategie, diciamo, nelle more di un percorso politico. Cioè, faccio un esempio, sono arrivate delle proposte anche nostre e le abbiamo bocciate, come è arrivata, ad esempio, mi ricordo una sul commercio, ad esempio, che, come ad esempio è venuta anche quella della mobilità, sempre da noi, e ci siamo astenuti perché non riteniamo opportuno, e quindi non abbiamo ritenuto opportuno, insomma, valutare una proposta non idonea, non completa. Quindi io credo che il metro di giudizio debba essere poi lo stesso, no? Sempre, ovvio, che nelle more di un percorso politico. Noi siamo sempre stati a favore di una sorta comunque di virtuosismo che abbiamo messo anche nelle linee programmatiche, quindi non siamo contro un percorso del genere, in tal senso, ma certo è che dobbiamo capire anche che noi non siamo per prenderci tutto ciò che arriva, cioè nel senso che se c'è un discorso che può anche andarci bene perché sta comunque nelle linee programmatiche, ma se è incompleto, se non ha delle caratteristiche idonee per poterlo presentare, forse sarebbe meglio eventualmente magari riflettere anche su questo, no? Perché poi magari se vogliamo fare una cosa, anche la fretta ci porta poi spesso e volentieri anche a commettere questo tipo di errori, no? Perché poi magari sono incomplete, non ci sono le potenzialità anche per la realizzazione, perché è questo poi il vero problema. Allora, noi possiamo essere d'accordo quando si dice che forse un virtuosismo, no, aiuterebbe anche i cittadini comunque ad avere un servizio migliore e sicuramente anche uno sgravio fiscale, ma non mi posso prendere tutto ciò di quello che si propina, insomma, ripeto. Poi l'abbiamo dimostrato più volte, l'abbiamo dimostrato con atti che arrivavano comunque anche da noi, quindi non abbiamo mai preso decisioni perché arrivassero dall'alto, questo non è stato mai nelle nostre corde e non lo sarà mai. Grazie. Altri interventi? Se non ci sono altri interventi, io lascio la parola al consigliere Pompei come unico intervento di chiusura. Sì, sì, grazie. Quello che vorrei precisare è, allora, a parte il fatto che qui si fa per fortune sue, cioè ciascuno fa la sua fortuna e risponde delle azioni che fa,
quindi noi ci troviamo in questa sede, esprimiamo un parere, lo facciamo in scienza e coscienza, poi se altri si comportano diversamente è un problema loro e non nostro. Per quanto riguarda invece proprio il regolamento che ci viene proposto, io ho fatto presente, cioè devo far presente che ci sono delle criticità in questo regolamento, sia concettuali che operative, che purtroppo non è possibile sottacere. Giustamente il Dipartimento le ha evidenziate e non è possibile per noi non disconoscere queste criticità e votare favorevolmente una cosa che non ci convince. D'altra parte, le stesse criticità, io vorrei richiamare l'attenzione sulle persone che hanno parlato sul fatto che eliminato l'articolo 24 dello Sblocca Italia, che per la verità era una norma chiara, a un certo punto l'unica base normativa che abbiamo, ed ecco perché poi c'è necessità di una interpretazione della giurisprudenza contabile, dice, tra l'altro è scritta pure male in italiano, l'ultimo comma del 190 è scritto malissimo in italiano, che bisogna fare un ragionamento per trovare il soggetto del secondo periodo. Recita, in relazione alla tipologia degli interventi, gli enti territoriali individuano riduzioni o esenzioni di tributi corrispondenti al tipo di attività svolta dal privato o dall'associazione, ovvero comunque utili, il soggetto viene nascosto, ovvero riduzioni o esenzioni comunque utili alla comunità. Quindi la TARI non è necessariamente, la riduzione da TARI non è necessariamente, ai sensi di legge, un oggetto di scambio obbligato. Possiamo trovare a favore dei cittadini attivi altre soluzioni che potrebbero essere di più facile applicazione, ma forse anche di maggiore soddisfazione per la platea generale dei cittadini. Un cittadino solo paga una TARI irrisoria, uno che ha famiglia, che ha tre persone, due cani e ha un locale piuttosto ampio paga di più. Quindi, ecco, era questo il punto. Quindi io ringrazio chi ci vuole illustrare, chi mi vuole illustrare la normativa, ma penso di averla esaminata e digerita abbastanza bene. Poi ripeto, ciascuno è responsabile di quello che dice. Tante grazie e scusate. Allora, prima di passare alle dichiarazioni di voto, vorrei ricordare che sull'atto c'è, in commissione c'è stata astensione, quindi l'atto, la delibera non è completa, manca il parere. Per semplificare l'iter, mi stavano proponendo, l'ufficio consiglio e il direttore, mi sembra una buona idea, visto che si evince qual è il parere della maggioranza, di scrivere direttamente il parere e di fare una votazione sola per semplificare, se no ricadiamo sempre nella famosa doppia votazione, tanto quando l'intento è quello è inutile fare la verifica, insomma, se la maggioranza è compatta nel negativo. Sì, quindi mettiamo parere contrario e votiamo direttamente la delibera che contiene il parere contrario, in modo che semplifichiamo tutte le procedure come spesso suggerito dal direttore. Allora, ci sono dichiarazioni di voto sulla delibera con parere contrario? Posso ripetere, Cercuoti, non c'è problema. No, non c'è problema. In genere facciamo la doppia votazione. Mi stava suggerendo il direttore insieme all'ufficio consiglio di semplificare la procedura, evitare queste doppie votazioni che ci affliggono sempre perché creano confusione, visto che si evince già il parere della maggioranza e tanto quello andrà scritto sull'atto, di andare direttamente di considerare il parere della delibera quello contrario e andare direttamente a votazione della delibera con parere contrario. Quindi sto chiedendo se ci sono dichiarazioni di voto sulla delibera con espressione di parere contrario. Era solo per eliminare, me lo suggerivano per semplificare. Sì. Quindi dichiarazione di voto, corretto. Sì, dichiarazione di voto, corretto. Scusate. E Fratelli d'Italia voterà favorevolmente, come già espresso negli interventi. Questo dicevo che. La delibera contiene parere contrario perché a maggioranza si evince che il parere è contrario, quindi lo diamo Noi siamo contrari al parere contrario. Perfetto, però, quindi siete contrari. Esprimo parere contrario, ma è chiaro. Volevamo spiegare nei due minuti che abbiamo. Sì, assolutamente sì, e li faccio partire da adesso. Ok, no, non è un problema. Quindi noi esprimiamo parere contrario al parere contrario
però sia, cioè, siamo favorevoli, sosteniamo una delibera portata da Fratelli d'Italia, questo è quanto, e lo sosteniamo in virtù di tutte le cose che abbiamo detto, che abbiamo detto sia negli interventi del vicepresidente Giuliano sia nel mio. Crediamo in un'amministrazione vicina ai cittadini, capace di mettere in pratica l'articolo 118 della Costituzione con il principio di sussidiarietà. Mi dispiace che dalla maggioranza vengano esclusivamente, poi grazie a Dio lo leggono e quindi in italiano si capisce perfettamente, per cui vengano diciamo indicate delle situazioni in cui Fratelli d'Italia viene accusato di non saper scrivere in italiano, quando poi, quando si legge l'atto, effettivamente più chiaro di così non può essere. Detto questo, noi crediamo invece che questa sia un'ottima proposta a vantaggio dei cittadini, e c'è stato il parere favorevole di regolarità tecnica amministrativa da parte del Dipartimento Patrimonio. Come ha detto il consigliere Giuliano, ci potevano essere degli aggiustamenti che abbiamo anche proposto di fare in commissione, quindi di esprimere parere favorevole con delle osservazioni. Massima apertura da parte dell'opposizione su un atto che riteniamo a vantaggio dei cittadini, la maggioranza non l'ha accolta, ne prendiamo atto e andiamo avanti. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Posso fare la dichiarazione di voto? Certo. Allora, no, innanzitutto, prima di fare la gestione, vorrei chiedere, io non ho detto che, quando ho criticato che non si scrive in italiano, mi sono riferito all'articolo 190, quindi a un certo punto forse è stato capito male. È l'articolo 190 che è scritto male, ma anche il soggetto del secondo periodo, primo punto. Secondo punto, per quanto ci riguarda... Una dichiarazione di voto? Sto finendo. Ho capito. Allora, posso? Allora, per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, noi siamo contrari, non possiamo essere, anche se certi profili della delibera sono per noi condivisibili, la partecipazione fa parte del nostro programma, non è che possiamo disconoscerlo, però a un certo punto c'è modo e modo, il modo tecnico che a un certo punto non ci soddisfa, e di fronte alle espressioni chiare, definitive degli uffici non possiamo che condividerle, non possiamo esprimere un parere favorevole malgrado siano stati evidenziate anche dagli uffici delle criticità, ripeto, logiche e operative del regolamento proposto. Quindi il nostro parere è contrario. Ci sono altre dichiarazioni? No. Consigliere Todi. Io sono contrario, al voto contrario, e l'ho già detto in precedenza, la sussidiarietà e anche l'autocessione sono elementi centrali, come almeno come mia proposta politica, e voglio dire, la delibera va verso chiaramente un'indicazione forte di sussidiarietà per l'atto amministrativo, perciò anche se chiaramente la delibera ha bisogno di correzioni che io penso si possano fare in sede di commissione consigliare comunale, comunque l'indicazione è quella positiva rispetto a questo sforzo che si sta facendo, e io mi auguro che nel breve tempo si arrivi a una, se questa non riesce ad avere, come io penso, a livello cittadino, una risposta favorevole questa delibera, io mi auguro che si arrivi comunque a una disciplina del baratto amministrativo a livello cittadino, perché può essere questo, anzi sarà sicuramente una risposta forte, importante, in termini, come ho detto, di partecipazione e di gestione del bene pubblico da parte dei cittadini romani. Altre dichiarazioni di voto? No? Allora, andiamo subito in votazione. Ricordo che la delibera contiene il parere contrario. Chi è favorevole al parere contrario? Chi è contrario al parere contrario? Astenuti?
Allora, la delibera viene approvata con parere contrario, con 12 voti favorevoli, 3 contrari e 2 astenuti. Passiamo al punto successivo. La proposta di deliberazione per espressione parere sulla proposta di iniziativa consiliare a firma dei consiglieri Giachetti, Di Biase, Tempesta, Piccolo, Palumbo, Balio, Celli, Peronzi e Corsetti, istituzione dei tavoli della convivenza. Lascio la parola al relatore, consigliere Principato. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. La proposta di delibera è pervenuta collegata di parere del Dipartimento Politiche Sociali favorevole in merito alla regolarità tecnica senza ulteriori indicazioni. È stata discussa in Commissione Politiche Sociali il 27 luglio alla presenza degli uffici dell'area socio-educativa, durante la quale la maggioranza dei membri si è astenuta dall'espressione di parere per ulteriori approfondimenti. Per affrontare al meglio nel corso della discussione l'argomento, ritengo utile elencare gli impegni richiesti nella parte del dispositivo. Quindi l'Assemblea capitolina delibera al punto 1, i municipi per il tramite dei rispettivi assessorati alle politiche sociali avranno la facoltà di attivare i cosiddetti tavoli della convivenza secondo le seguenti linee guida. Lettera A, i tavoli della convivenza sono i luoghi ove sperimentare pratiche riparative secondo il modello delle conferenze riparative di comunità per la promozione di un'effettiva integrazione e di una coesione sociale tra i cittadini romani, tutte le categorie dei cittadini di origine straniera, rifugiati e richiedenti asilo. La finalità è di individuare i bisogni reciproci, le necessità delle diverse comunità presenti sul territorio, così come gli aspetti problematici della convivenza, per trovare soluzioni pratiche ai problemi quotidiani relativi a vivere insieme in continuità. Lettera B, i tavoli della convivenza potranno essere realizzati attraverso iniziative volte a promuovere i principi dell'accoglienza diffusa e integrata, della convivenza, della coesione sociale tra i cittadini romani, tutte le categorie dei cittadini di origine straniera, rifugiati e richiedenti asilo. Lettera C, per la realizzazione delle singole iniziative e dei tavoli della convivenza dovranno essere individuati volta in volta gli interlocutori qualificati, amministrazione capitolina e municipale, altre istituzioni rilevanti, religiose, scolastiche, associazioni rappresentanti dei cittadini del territorio e delle comunità dei cittadini di origine straniera, dei rifugiati e dei richiedenti asilo. Lettera D, e concludo, le iniziative potranno essere realizzate attraverso incontri tematici di discussione e confronto, eventi sportivi, attività culturali, educative e professionali che assicurano sempre il coinvolgimento degli interlocutori descritti ai punti B e C della presente delibera. Le iniziative letterarie dovranno promuovere la diffusione dei principi della convivenza civile e dell'inclusione sociale, rivolgendosi in particolare ai rappresentanti dell'associazionismo, delle cooperative sociali presenti sul territorio, che a loro volta saranno in grado di replicare esperienze analoghe nel lungo periodo. Lettera F, i municipi potranno sottoscrivere accordi nella forma di protocolli di intesa con le associazioni maggiormente rappresentative al fine di promuovere campagne di informazione congiunte sui contenuti e le pratiche riparative, contribuire ad incrementare la fiducia dei cittadini ai servizi offerti, realizzare percorsi formativi per gli operatori sociali, insegnanti, educatori sulla gestione dei conflitti e pratiche riparative, promuovere lo scambio di prassi, modalità operative ed esperienze in materia pratiche riparative e gestione dei conflitti, allo scambio di dati in occasione di manifestazioni ed eventi. Quota parte del bilancio di Roma Capitale destinato alle politiche sociali potrà essere assegnato ai municipi per finanziare iniziative dei tavoli della convivenza secondo le linee guida sopra indicate. Grazie. Altri interventi? Scusi, consigliere Tronti. Grazie Presidente. Un intervento prima di me ha semplicemente elencato quanto riportato in delibera e quindi tenterò io di inserire qualche elemento in più che è stato utile, diciamo, seppure in una unica occasione, però quantomeno a far percepire già in sede di commissione qual era il senso e l'opportunità dell'istituzione eventuale dei tavoli della convivenza. Intanto, come appunto si ricordava, nascono sulla scorta ad esempio delle conferenze riparative di comunità che sono state elaborate, studiate e proposte dal modello, diciamo, nato all'interno degli studi dell'Università di Sassari e rispetto al quale si è riusciti anche attraverso il ruolo, anzi proprio a partire dal ruolo delle istituzioni, a pensare un modello appunto di comunità
attraverso il quale poter attivare appunto dei tavoli dove è possibile mettere attorno ad essi una serie di diciamo parti, tutte ovviamente interessate per la loro missione e per la finalità che perseguono già per natura, a partire ovviamente dalle istituzioni, attraverso il quale è possibile, quindi attraverso l'elaborazione, le proposte e le narrazioni che avvengono all'interno di essi, è possibile pensare a delle pratiche di mediazione, di conciliazione, di discussione, di promozione, anche di carattere sociale ovviamente, attraverso tutti quei temi che purtroppo diciamo, ancora oggi tendono ad essere o da una parte diciamo così affrontati con un certo populismo e con un diciamo, approccio più che altro qualunquista, oppure dall'altra tentando di evitare di affrontare il problema. Dire che a Roma questo è un problema che non esiste a fronte dei numeri che la stessa delibera porta sarebbe assolutamente impossibile, parliamo di 500.000 di cittadini stranieri residenti nella nostra città e nell'area metropolitana. Parliamo di diverse aree della città in cui ormai per generazioni e generazioni abbiamo dei cittadini stranieri che hanno, si sono già perfettamente integrati nella nostra comunità, ma in alcuni casi, soprattutto per i nuovi arrivati, oggi sappiamo che il sistema strada ci porta dei numeri che non possiamo sottovalutare, quindi abbiamo una necessità di intervenire su questo e quindi porre il tema centrale che è quello della convivenza all'interno di una città come quella di Roma, credo che oggi sia un impegno che l'attuale maggioranza, ma qualsiasi forza politica, non può evitare di fare. L'altro aspetto della delibera è il ruolo dei municipi. Innanzitutto, come abbiamo detto anche in commissione, i municipi non hanno l'obbligo, ma hanno la facoltà di poterlo fare, possono anche decidere di non istituire questi tavoli, però questo vuol dire che per i municipi è un'opportunità. Quindi diciamo, un approccio favorevole a questa delibera ovviamente darebbe la possibilità, accanto, perché poi è nato appunto anche questo punto, accanto a quello che potrebbe essere il lavoro che svolge già la consulta dei cittadini stranieri, quello di attivare dei tavoli, ripeto, istituzionali, perché appunto hanno al loro interno diciamo, non solo la parte politica, la parte amministrativa, ma anche tutte quelle realtà che sono interessate al problema, e l'eventuale possibilità anche di destinare dei fondi appunto da assegnare direttamente ai municipi per poter finanziare i tavoli della convivenza. È ovvio che anche qui abbiamo riflettuto sul fatto che i fondi in bilancio, soprattutto per i municipi, sono sempre molto pochi, cioè sarebbe anche abbastanza utopistico pensare e forse anche sbagliato dire se li leviamo da qualche parte dopo non li possiamo mettere sui tavoli della convivenza. In realtà però anche a fronte di alcune dichiarazioni che sono uscite proprio in questi giorni rispetto invece al lavoro che si sta facendo di programmazione e di implementazione delle risorse anche di carattere sociale da parte del Comune di Roma, allora se tutto questo va bene e quindi tutto fila liscio, i tempi ci sono, la programmazione comincia a funzionare, allora possiamo anche pensare che se ci sono dei fondi in più, investirli sul tema della convivenza potrebbe diventare invece un'opportunità non solo per i municipi ma per tutta Roma. È ovvio che poi questo si scontra con quello che gli uffici stessi ci hanno detto, che è soprattutto la necessità di avere più risorse umane, perché investire ulteriori risorse, quelle che già abbiamo a disposizione come municipio, abbiamo sempre detto che sono molto poche, ma poterle investire anche di un ulteriore lavoro potrebbe richiedere, diciamo, potrebbe mettere in difficoltà la macchina amministrativa. In realtà è ovvio che questo si tratterebbe certo di un approccio che va diciamo, sanato, va implementato, però non toglie diciamo, la bontà della proposta che ci viene appunto oggi sottoposta all'Aula. È vero, in commissione diciamo, la maggior parte dei commissari si è astenuta, tranne il Partito Democratico ovviamente, però diciamo, la riflessione sulla quale in quell'occasione appunto come membro della commissione ho ritenuto opportuno di fare era legata al fatto che forse pensare di risparmiare sempre su un tema così importante
ci ha portato nella situazione in cui siamo. E quella che non è un'emergenza, ma è una forte criticità sociale che registriamo quasi quotidianamente in alcune parti della città e anche nel nostro municipio a volte, forse ci obbliga a pensare anche ad un modo di amministrare che può andare anche oltre le disponibilità economiche. Proprio ricordavo in quella sede che tante buone iniziative che furono fatte in una parte di questo municipio furono fatte a costo zero per l'amministrazione, però avevano un valore simbolico importante. Fare una partita di calcio per dire no al razzismo aveva dato il segnale che quell'amministrazione stava dando, diciamo, un segnale alla città, e voleva dire mettere insieme tutte quelle forze, appunto, non profit, terzo settore, volontari, mondo sportivo, scuole, attorno ad un sistema e raccogliere, diciamo così, la buona volontà di dare alla cittadinanza tutta invece un messaggio molto forte. La stessa cosa, come avevo detto, era anche il messaggio simbolico che fu dato quando si istituì qua il registro delle unioni civili, proprio nel momento in cui la legislazione nazionale addirittura era ancora lontana dalla sua approvazione, ma anche dalla sua discussione. Insomma, si possono fare delle cose anche senza delle risorse economiche. L'importante è che questa città comincia a parlare anche di questo, di convivenza, di stare insieme, di ricreare anche un senso di comunità per evitare quello che, come ho detto e ripeto qui, magari si è assistito sulle spiagge di Ostia quando una forza politica si è permessa di cacciare dalla spiaggia un ambulantato, per carità, non legalizzato, ma forse avere quella cittadinanza e quella legittimità in quell'azione è stato una delle pagine più brutte che è stato scritto nella nostra città. Forse se l'amministrazione coglie questa opportunità possiamo dare anche il segnale che la città è forse più accogliente, che può accogliere nonostante le difficoltà, e dai municipi possono partire delle piccole pratiche positive che aiutano anche le giovani generazioni ad apprezzare chi arriva e chi chiede, perché ovviamente ne ha sicuramente bisogno. Grazie. Interventi? Continueremo, ok. Sì, scusate, ma io non posso fare a meno di intervenire su questo argomento. Io ho paura che le anime belle della sinistra da sempre si preoccupino un attimo di integrare senza chiedersi, perché forse non se lo sono mai chiesto, se a un certo punto la gente vuole essere poi integrata, se chi viene vuole essere integrata. È un aspetto che mi preoccupa e purtroppo sorridete, ma i guai stanno poi che ripagheranno i nostri figli. Non tutte le comunità vogliono essere integrate, molte si vogliono integrare, altre no. Altre sono addirittura ostili nei confronti del nostro sistema di vita. Quindi, per carità, io sono d'accordo comunque in causa della convivenza, nel senso di tentare di capirci a vicenda, perché questo è l'unico modo possibile. Però poi resto perplesso quando si parla dell'ambulante allontanato dalla spiaggia, perché si privilegia forse il diritto umano di quella persona di vivere, però si dentasca tutta quella gente che magari la costringiamo a pulire il marciapiede davanti, a pagare le tasse, ad avere i bagni in ordine, per avere un'attività commerciale, senza che a un certo punto non gli si riconosca niente. Quindi ecco, per carità, stessi diritti ma anche stessi oneri. Tutto qui, era questo che volevo dire, sentimento di dirlo, grazie. Altri interventi? Non ci sono altri interventi in merito? Allora, consigliere Lanzanzi. Allora, consigliere Lanzanzi, ora fa consigliere Totti. Grazie Presidente. Io torno alla delibera. Secondo noi questa delibera non contiene nessuna vera innovazione sulla trattazione delle problematiche dei rapporti tra popolazione italiana e non italiana. Nelle premesse viene citata l'esperienza di Torino del 2008, successivamente alla quale oggi, dopo 9 anni, non risultano ulteriori esperienze. Viene anche ricordato nella delibera quanto sia proficuo l'utilizzo dei tavoli in ambito penitenziario, senza tener conto però che l'ambiente penitenziario è un ambiente chiuso e omogeneo.
mentre la società e la cittadinanza sono ambienti estremamente aperti ed eterogenei. Questo lo dico perché è nella delibera. Poi, al di là dei buoni propositi di questa delibera, delle terminologie indiscutibilmente positive e buoniste, il progetto si riduce al suggerimento di organizzare eventi sportivi, culturali, sociali, eccetera, aperti. Ma in realtà, come se tali eventi fossero attualmente chiusi e preclusi alle minoranze etniche e sociali, cosa assolutamente non vera, in quanto gli eventi organizzati da istituzioni, dalle scuole, sportivi, sono sempre aperti a tutti, senza discriminazione di nazionalità. Quindi l'attuazione di tale delibera porterebbe solo altra burocratizzazione degli eventi sociali, che si svolgerebbero sotto l'ulteriore e inutile riparo dei tavoli della convivenza, che non darebbe comunque alcun valore aggiunto. Questo è il mio pensiero. Grazie. Altri interventi? Consigliere Todi, sì. Beh, oggi discutiamo di un problema molto, molto forte, molto importante. Purtroppo l'immigrazione non è una questione solo episodica a livello nazionale come a livello cittadino e municipale, ma una questione locale, perciò dobbiamo fortemente accendere i fari su una questione così importante, anche se oggi parliamo, ecco, dei tavoli e non parliamo in generale di questo grosso problema. È chiaro che c'è un conflitto forte a livello nazionale come a livello romano, in tutta Italia, su chi vuole accogliamoli tutti, magari non sotto casa, e chi dice che l'immigrato è un nemico. E rispetto a questi temi chiaramente bisogna fare delle puntualizzazioni. In primis, io penso che da una parte noi dobbiamo con forza salvaguardare quelli che sono i principi fondanti della nostra Costituzione e la nostra cultura, la nostra storia, i nostri valori. Questo deve essere un elemento essenziale, caratterizzante dei nostri rapporti con gli extracomunitari. Da un'altra parte però è chiaro anche un altro elemento forte, quello del rispetto delle leggi, rispetto delle regole che abbiamo a livello nazionale. Questo è un elemento essenziale nei rapporti con l'immigrazione. Dall'altra però è anche importante il rispetto e i diritti delle persone profughe e di quelli che hanno il permesso di soggiorno. No, non scordiamoci mai che stiamo parlando di persone e non di oggetti. Perciò, ecco, questo deve essere un altro elemento caratterizzante dei rapporti in Italia e nella nostra città rispetto all'immigrazione. Chiaramente, come io già mi sono espresso in altri interventi in precedenza, lotta dura nei confronti dell'immigrazione clandestina. Questo, voglio dire, è un qualche cosa che a livello di governo deve essere fatto con più forza, anche se noi come forza politica, anche se io sono ministra civica, faccio riferimento, però ecco, rispetto a questo ci vuole una mano forte, perché se noi vogliamo dare un aiuto ai profughi e comunque un rispetto alle popolazioni, degli immigrati che hanno permesso di soggiorno, non possiamo accoglierli tutti, assolutamente questo, e dobbiamo comprendere, io penso come elemento essenziale, la compatibilità demografica, le compatibilità sociali e le compatibilità economiche rispetto a questo. Certo, io oggi ho voluto fare come premessa, che io penso sia importante, rispetto a una discussione come quella dei tavoli
sulla convivenza, della convivenza. Perciò se vogliamo, io penso, garantire sicurezza, soprattutto sviluppo, e vogliamo mettere, voglio dire, da parte quello che è un fenomeno che non riguarda fortunatamente l'Italia, non riguarda la nostra città, quello delle banlieue parigine, che vedono un'ghettizzazione forte degli immigrati, che praticamente dove zone assolutamente dove è presente l'immigrazione e non è presente assolutamente, come nelle banlieue parigine, cittadini di Parigi, ma soltanto cittadini extracomunitari, e vogliamo combattere questo. E se vogliamo, ecco, uno sviluppo e una integrazione seria rispetto soprattutto sicurezza, dobbiamo obbligatoriamente, io penso, pensare a discorsi di integrazione e di convivenza. È un discorso che noi facciamo e che io penso sia un discorso di contrapposizione alla violenza, alla delinquenza, e io penso anche al terrorismo. Perciò il pensare un discorso di tavoli di convivenza è un discorso, soprattutto un discorso di sicurezza per la nostra città. Perciò questa può essere quello del tavolo e di una riflessione rispetto al rapporto che dobbiamo avere, come ho detto, con un profugo e con coloro che hanno il permesso di soggiorno. Io l'ho caratterizzato con precisione, con la mano dura nei confronti dei cittadini senza permesso di soggiorno. Rispetto a questo, no alle barriere, a un confronto e a una comprensione, ma soprattutto anche rispetto all'immigrazione, rispetto a quello che è la Costituzione, la nostra cultura, la nostra storia, i nostri valori, le regole, le leggi che ho detto in precedenza, il rispetto assoluto di questo noi lo pretendiamo dagli immigrati che sono presenti nel territorio italiano. Perciò escludiamo qualsiasi forma di buonismo assoluto, perché un discorso che va fatto in termini di comprensione del problema. Rispetto a questo ci deve essere un'attenzione forte per evitare, come ho detto, situazioni situazioni che vivono altri paesi, pure la Svezia. Io ho visto una trasmissione nella civilissima Svezia, che io a Stoccolma l'ho visitata l'altro anno, purtroppo non sono andato a visitare periferie, non ci ho avuto tempo, però lì c'è una ghettizzazione impressionante, pure in una nazione che non ha saputo chiaramente rapportarsi con intelligenza e con serietà rispetto al tema dell'immigrazione. Ci sono balie pericolose nella civilissima Stoccolma, che perciò non ha dato una risposta. Io spero che rispetto al tema dell'immigrazione invece in Italia si possa arrivare a un discorso. Non a caso non ci sono stati mai in Italia, perché bisogna dirlo anche questo, non ci sono stati finora, e dobbiamo fare i debiti scongiuri rispetto a questo, però non ci sono stati episodi forti di terrorismo, perché forse qualche cosa in Italia rispetto a questo è stato fatto, e come ho detto non esistono, se non in modo marginale, in alcune città italiane balie come quelle parigine o come quelle di Stoccolma o di altre città che magari io non conosco in modo approfondito. Grazie. Consigliere Giuliano. Grazie Presidente, mi trovo a intervenire perché prima di andare in vacanza cerco di prendere un, come si dice, un voto di astensione, così vado più tranquillo, perché è importante già avere l'astensione di una delibera o di un parere. A parte le battute, che le capisci di dovere, volevo mettere in evidenza che al di là della richiesta fatta ovviamente dal PD a livello comunale, dove è parte integrante del proprio programma politico, cioè quindi tutto ciò che
che diciamo che si riferisce alla, al mondo diciamo della, dell'immigrazione, della, della convivenza, e quindi è un elemento politico prettamente del Partito Democratico e della sinistra tutta. Per cui al di là se è giusto o meno, perché poi siamo sempre lì nella soggettività di chi può fare l'intervento, eccetera, ci sono i fondi per poter fare questo tipo di lavoro, per fare integrazione, diceva giustamente il collega Toti, non tutte queste integrazioni sono state comunque adeguate, non tutte le città, ma c'è città europee, appunto, come diceva anche Parigi, non è che sia andata alla grande, però pure che sono partiti 30 anni prima, eccetera, eccetera, però poi non ci dobbiamo scordare che non sono, come qualcuno ci fa passare, che la pensiamo nel fatto che siano dei pacchi postali, che non siano esseri umani, ci mancherebbe altro, però poi dobbiamo anche essere capaci di poter fare questo tipo di convivenza, di fare questo tipo di integrazione, dobbiamo anche avere la possibilità di poterla fare, però faccio, utilizzo quest'altro punto non tanto perché c'è chi appunto ha seguito meglio di me questo argomento, ma per mettere in evidenza che partendo da Roma e quindi anche da, mi sembra che il primo firmatario sia Giachetti, quindi con il suo gruppo al completo, mi sembra più che altro un, come si dice, un, no, mi sembra più che altro una linea politica, cioè un argomento più politico, non tanto per risolvere il problema, che comunque per loro è sentito, a differenza di altri gruppi, ovviamente il nostro lo vediamo in maniera differente come diciamo soluzione, ma più che altro per avere una compattezza politica in virtù del fatto che tra breve andremo a votare, quindi si parte da Roma, quindi dall'assemblea comunale, per compattare una regione, siccome si voterà il 5 novembre, allora alla regione, allora si prova a fare questa compattazione politica tra PD e sinistra, mettendo un argomento di questo tipo che trova tutti d'accordo. Trova d'accordo tutto l'arco che ha governato Roma e a livello nazionale, poi c'è fuori il matto De Renzi che dice che non ce deve aver fatto nessuno, però mentre loro giustamente poi non dico un congresso del PD, però magari se rimaniamo una carta, richiamo a regolamento, puoi evitare assolutamente queste parole? Matto De Renzi lo può pensare, ma non lo può dire, ma se lo può, non che riparta, cioè tutto meno che matto, è veramente uno della... no, io glielo dico perché vedo delle proteste e le colgo. Devo cercare di prendere un'attenzione, così vado in vacanza più tranquillo, ma dicevo, e se ci riesco, che questo qui mi sembrava più un argomento da mettere sul tavolo per una compattezza politica di un centrosinistra che tenterà la carta regionale anticipatamente il 5 novembre, più che essere convinti di entrare nel merito e di comunque trovare a risolvere la soluzione, perché ovviamente è un cartello che dal punto di vista politico mette d'accordo un po' tutta una fascia, dove ci trova ovviamente con idee diverse, e quindi per quanto ci riguarda so che l'astensione poteva essere una dalla parte opposizione una cosa simpatica, però dobbiamo purtroppo votare con il vicegruppo. Dobbiamo votare contrari. Altri interventi? Ci sono altri interventi? Ordine per favore, ci sono altri interventi? No, allora se non ci sono interventi andiamo con le dichiarazioni di voto. Lo vuole fare? Sì, allora sì, certo. Come no? Presidente, colleghi consiglieri, tengo a chiarire che gli uffici in sede di commissione hanno espresso sia approvazione per le finalità riguardanti i bisogni dei cittadini residenti nel territorio presenti nella proposta di deliberazione in esame, ma per perplessità
in merito all'accavallamento degli interventi scaturenti dalla proposta di delibera, tra quelli già effettuati dal servizio sociale. I tavoli di integrazione sono i benvenuti, ma si possono fare con le risorse in essere e c'è sempre la possibilità di farli con il municipio, gestendoli quindi come attività municipale con il privato sociale che può rendersi disponibile volontariamente e in maniera gratuita. La distrazione di fondi dal sociale per fare questo è dato alle solite cooperative o associazioni non ha senso. Se il municipio richiede per fare attività di integrazione si può tranquillamente procedere senza un'autorizzazione dal comune e senza distrarre fondi che servono al sociale. Inoltre, pochi giorni fa abbiamo approvato in sede di consiglio la delibera quadro per l'istituzione delle consulte, tra cui la consulta per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri. Ricordo che la delibera in premessa recita: in considerazione dell'estensione del numero dei residenti della complessità del municipio, appare opportuno favorire la partecipazione, il confronto e la collaborazione di associazioni o singoli cittadini in determinati settori nell'ottica del bene comune. E all'interno del regolamento vengono già normati sia i rapporti con l'amministrazione che l'interazione tra consulte. Esempio, articolo 16, rapporti con l'amministrazione e gli organi politici. Il Consiglio del Municipio si riunisce con la consulta almeno una volta all'anno per valutare le linee di indirizzo sul territorio. Il coordinatore della consulta è convocato alle rispettive commissioni consigliari di riferimento in ogni occasione la materia sia attinente. Ogni consulta dovrà riportare la propria attività alla commissione consigliare e assessorato di riferimento con cadenza trimestrale per favorire la trasparenza, il dialogo e un'efficace collaborazione. Il tema viene ripreso all'interno dell'articolo 17 con il titolo Rapporti fra le consulte. Le consulte istituite dal municipio dovranno cooperare e lavorare in modo integrato per tutte le tematiche di competenza comune per un approccio condiviso e strutturato alle problematiche e alle necessità del territorio. Inoltre, all'articolo 10, che tratta di sedute dell'assemblea della consulta, viene precisato che il coordinatore su proprio iniziativa, su richiesta di almeno un terzo dell'assemblea, potrà di volta in volta invitare ai lavori della consulta cittadini, organizzazioni o rappresentanti di associazioni che, pur non avendo fatto normale richiesta di adesione, siano portatori di interessi comuni o di competenze inerenti agli argomenti iscritti all'ordine del giorno. I partecipanti all'assemblea possono proporre argomenti e inserire all'ordine del giorno che il coordinatore della consulta dovrà esaminare entro 30 giorni. Scusi Presidente, ma abbiamo già discusso di questa cosa lo scorso consiglio. L'assemblea, qualora si sia iscritta, può organizzarsi in gruppi di lavoro per tematiche o settori specifici. I gruppi di allora, tutti i cambi vorrei che finisce. A me sembra pertinente, sta spiegando per quale motivo un atto invece è contenuto. I gruppi di lavoro potranno ampliare la loro composizione accettando la collaborazione a titolo gratuito di persone particolarmente competenti esterne alla consulta. Tali esperti non avranno diritto di voto in sede di decisioni interne al gruppo o all'assemblea. Quindi, per concludere, e vi ringrazio per l'attenzione, gli strumenti a livello locale già ci sono. Piuttosto occorre un intervento a livello nazionale per fronteggiare problematiche, come è stato comunicato prima, dovute alla regolazione dei flussi di immigrazione in atto nel nostro Paese. Quindi come municipio abbiamo lavorato egregiamente per creare tutte le condizioni necessarie affinché ci siano i luoghi adatti per affrontare qualsiasi tipo di problematica di inclusione. Ad esempio, con un'altra delibera dell'assessorato politiche sociali relativo al comune, quindi dell'assessore Baldassarre, si è messo mano ad esempio alle residenze fittizie, che ha coinvolto in maniera importante naturalmente tutti i cittadini immigrati e stranieri. Quindi continuiamo a lavorare nel massimo, con la massima volontà di accoglienza, e siamo pronti a confrontarci in tutte le sedi. Peccato che non arrivi nulla, nessuna proposta concreta per poter lavorare insieme. Ribadisco in qualità di Presidente di Commissione che all'interno della Commissione Politiche Sociali c'è tutta la disponibilità da parte mia e anche degli altri commissari di maggioranza ad accogliere qualsiasi proposta che sia concreta e non uno spot elettorale. Grazie. Allora, andrei adesso alle dichiarazioni di voto. Dichiarazioni di voto? Qualcuno?
Fratelli d'Italia, come ha già detto il vicepresidente Giuliano, voterà contrario. Voterà contrario, primo, perché il tema posto ci rende un tema effettivamente di secondo rilievo rispetto a tutti i temi che oggi dovremo portare in questo Consiglio e di cui ci dovremo occupare. Ma rileviamo anche un'altra cosa su questo punto. È vero, consulta degli immigrati, tavoli della convivenza. La domanda è: quando ci iniziamo a occupare dei cittadini romani? Quindi il Movimento 5 Stelle si ritrovano in linea ad affrontare determinati temi. Fratelli d'Italia aveva per esempio proposto invece sulle consulte altri tipi di consulte, delle attività produttive, dei giovani non accettavano, consulta sugli immigrati, tavoli della convivenza. PD e Movimento 5 Stelle completamente allineati. Grazie, per questo voteremo ovviamente. Per tutto quanto già detto dal vicepresidente voteremo contrario. Altre dichiarazioni di voto? Sì? Grazie Presidente, colleghi consiglieri. Evidentemente c'è stata poca attenzione al mio intervento, perché si parla di una linea condivisa tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Se la linea condivisa viene intesa nei limiti di integrazione, volontà di affrontare delle problematiche che riguardano anche il nostro livello municipale, sì, siamo in linea su questo, ma assolutamente non condividiamo la proposta in questi termini, come pensavo di aver esplicitato in maniera facilmente comprensibile, probabilmente per farti consigliere non è così, quindi lo chiarisco. Il Movimento 5 Stelle esprimerà parere favorevole. Il parere verso la delibera, sì. Qual è? Il parere del nostro gruppo è contrario, okay, è quindi, contrario alla delibera. Quindi a maggioranza metteremo, visto che ci sono la maggior parte dei contrari, se volete alziamo la mano, mi sembra di capire che sono, la maggior parte sono contrari, quindi sulla delibera si scriverà contrario. Come ha detto prima il consigliere Cerconi, io sono... Perfetto. Allora comunque il parere sarà contrario, quindi per tornare alla consigliera Cerconi, diciamo, credo di intendere che sarà favorevole al parere contrario. Perfetto. Anche noi come Movimento 5 Stelle siamo favorevoli al parere contrario. Perfetto. Grazie. Consigliere Todi. Sì, io invece mi asterrò rispetto a questa delibera. Quindi secondo me in precedenza, perché è un tema essenziale che deve essere oggetto del dibattito a livello municipale. È chiaro, ci sono tanti problemi a livello cittadino, a livello che riguarda Roma, però io ho detto il tema della sicurezza e il tema dell'integrazione vanno a braccetto. Perciò, proprio perché dobbiamo assolutamente alzare la bandiera della sicurezza, non possiamo non analizzare quello che avviene nella città di Roma, in Italia, in termini di immigrazione. Sarebbe sciocco non fare un ragionamento su questo problema. E d'altronde io ho ribadito nel mio intervento quello che sono il discorso della salvaguardia di quella che è la nostra cultura, quella che è la nostra storia, quelli che sono i nostri valori. Io rispetto delle regole e delle leggi e dall'altra parte io rispetto delle persone. Ecco, questo deve essere l'oggetto sempre dei nostri confronti, perché è importante però che su questo tema noi evitiamo sia discorsi di buonismo assoluto come quelli che vengono dalla sinistra, specialmente poi dalla sinistra estrema, e quelli che fa un'altra parte politica, che magari l'estrema destra, che può fare il discorso di cacciamoli tutti, ammazziamoli tutti. Cioè trovare una via di mezzo, ma è una via di mezzo per la nostra sicurezza in primis, e poi anche perché, voglio dire, noi, come ho detto in precedenza, il discorso della sussidiarietà è un tema centrale, ma anche la solidarietà è un tema che non può essere disconosciuto. Sempre
rispettando le regole, le leggi, la cultura, la storia nostra e il rispetto delle leggi e rispetto delle regole. Con queste premesse noi dobbiamo confrontarsi e analizzare questo tema, che io invece penso che sia un tema importante che dobbiamo affrontare, perché l'immigrazione rappresenta il 10% della popolazione sia a livello nazionale sia a livello cittadino. Bene, consigliera Mitrotti. Grazie Presidente, ovviamente il Partito Democratico è favorevole alla delibera, quindi voterà contrario al parere contrario. Solo due cose: se la maggioranza di questo municipio ha accolto con favore le finalità, è tanto d'accordo, diciamo, avevamo gli strumenti sia in sede di commissione che eventualmente anche in aula per migliorare la delibera, questo non è stato fatto, quindi diciamo ci dispiace che si rimandi al mittente così com'è. Dall'altra parte invece mi dispiace anche constatare che invece per quello che si riguarda un allineamento dal Movimento 5 Stelle e PD, registriamo invece che c'è un allineamento dal Movimento 5 Stelle e Fratelli d'Italia, che probabilmente anche in questa occasione ci allineiamo con noi. Vediamo il regolamento un po' male, per favore. E quindi diciamo invece ci ritroveremo con un voto contrario da tutte e due le parti. E diciamo questo invece a noi non ci sorprende affatto, perché non è né la prima e l'ultima volta, né perché forse sulle politiche di accoglienza purtroppo all'interno della nostra città abbiamo visto troppe volte delle sovrapposizioni che, come dicevo all'inizio, ci preoccupano e che non vanno nella direzione che invece è auspicata all'interno della stessa delibera che adesso ci prestiamo a respingere. Grazie. Consigliere Giuliano, allora andiamo in votazione. Favorevoli al parere contrario? Bene. Contrario al parere contrario? Astenuti? Abbiamo tutte e tre le casistiche. Sì, abbiamo 14 voti favorevoli, 3 contrari e una astenuta, quindi la delibera viene approvata con parere contrario. E siamo all'ultimo punto all'ordine dei lavori di oggi, ed è la mozione a firma dei consiglieri Cerquoni, Giannone, Lazzara, Musato, Vittorio e Giuliano, avendo ad oggetto a posizione targa commemorativa in memoria di Alice Galli. Lascio la parola al relatore. Grazie. Consigliere. Un segno di fiducia nel genere umano.
Alice, perché la conosceva, io la conosco da quando è piccola, si è sempre distinta perché è una bambina molto, una bambina, come a 16 anni, ma quando noi li conosciamo da piccoli, per noi rimangono sempre, sempre piccoli. Io l'ho conosciuta che aveva 5-6 anni e con lei, sapete, facevo la babysitter, quindi con lei ho iniziato a leggere, a scrivere, insomma, a disegnare. Ed è un ricordo che porto perché Alice è sempre stata veramente una ragazza educata e credo che sia simbolo di quella generazione non solo rispettosa degli altri, educata, pronta ad affrontare la società, impegnata, amava la danza, studiava le lingue, sarebbe partita quest'estate per studiare il francese, una ragazza che veramente rappresenta una generazione non solo capace, ma una generazione veramente, io ripeto il termine, rispettosa, educata. E in questo senso voglio ringraziare non solo i genitori di Alice, i nonni, i familiari che hanno portato veramente con tanta dignità il dolore, ringraziare la comunità umana perché Alice ha avuto anche questa grandissima capacità nella tragicità della sua morte. In realtà la comunità umana dell'Appio Latino si è stretta intorno alla famiglia, perché Alice era un po' il quartiere Appio Latino, è una comunità umana, la definisco come una grande famiglia, e quindi Alice era per tutti, per chi una sorella minore, per chi una nipote, per chi una figlia, e questo ha fatto riscoprire attorno ad una tragedia veramente un'umanità, un senso di condivisione, un senso di appartenenza e di amore veramente per il prossimo che a volte ci dimentichiamo. E quindi il ringraziamento, e concludo perché in realtà ci sono poche parole, la richiesta è chiara, chiediamo semplicemente l'apposizione di una targa, abbiamo fatto con il presidente della commissione cultura, abbiamo fatto un sopralluogo anche con il papà di Alice, abbiamo insomma cercato la soluzione migliore per l'acquisizione di questa targa commemorativa che intenderemo mettere molto probabilmente proprio su piazza di Porta Metronia, ci sono tre cipressi ed è un'occasione anche quella per rivalorizzare insomma, l'area circostante che negli ultimi tempi è andata un po', insomma, è stata lasciata un po' nel degrado, e riconsiderare e pensare a quel punto come se Alice ci fosse sempre. Io quello che dico è che Alice vive sicuramente nei battiti del cuore, dentro la persona che ha ricevuto il cuore, ma vive nel ricordo di tutta la comunità dell'Appio, e vivrà ancora di più in quel posto che è molto vicino al luogo dell'incidente. Lì c'è un albero che sarà tutto l'albero terribile, ma allo stesso tempo la targa commemorativa sarà un punto, speriamo, di incontro e di ritrovo, e anche un po' da monito a quella che è l'attenzione alla sicurezza stradale, il valore della vita umana, e soprattutto che sia, l'abbiamo spesso insomma detto, che questo non succeda mai più, per cui ci impegneremo, io credo che debba essere il punto di partenza veramente per impegnarci alla tutela della vita umana, ma anche un'attenzione particolare alla sicurezza stradale, e questo ci ha posto veramente una riflessione seria. Grazie. Ci sono altri interventi? Consigliere Giannone. Sì, un brevissimo intervento per aggiungere a quanto la relatrice ha appena terminato di dire, che diciamo, la scelta del luogo è avvenuto comunque anche condividendo con i cittadini e quindi le associazioni e i comitati che comunque rappresentano in qualche modo anche la cittadinanza intera del quartiere, avendo fatto in modo preliminare anche con loro un passaggio su quelli che potevano essere luoghi più idonei, più diciamo, ad
colgo l'occasione anche per ringraziarli così pubblicamente per la loro disponibilità che hanno mostrato. Devo ricordare anche che la posizione della targa comunque è sottoposta quindi alla conclusione di un iter burocratico che vede coinvolti comunque anche un'interlocuzione con la sovrintendenza capitolina, che comunque abbiamo già in modo preliminare attivato, e quindi insomma siamo confidenti sul buon esito dell'iter stesso. Altri interventi? Allora, se non ci sono interventi, vorrei ricordare in ogni caso che va sostituito uno scrutatore, la consigliera Vitotti si è assentata, quindi consigliere Giuliano lascio a lei. E ci sono dichiarazioni di voto? Forse superflue, però. Consigliera Biondo? Sì, grazie Presidente. Certamente la dichiarazione di voto, ringrazio la consigliera Cicconi e tutti i consiglieri per aver posto questo tema alla discussione, e era assolutamente possibile che su una questione del genere ci fossero delle differenze tra di noi. Io penso che questo è un atto importante sul quale chiaramente il Partito Democratico non può che essere favorevole, ma voglio aggiungere che sembra una cosa forse banale rispetto al tema della sicurezza stradale nella nostra città, che continua ad uccidere ogni giorno una persona nella nostra città, però dare un nome alle cose, in questo caso dare un nome ad un luogo, significa sicuramente per il quartiere, per la famiglia, per le associazioni, per gli amici ricordare, ma soprattutto il fatto che noi portiamo quest'atto in quest'aula significa per noi, per gli amministratori di questo municipio e di questa città, mantenere un impegno che è quello che io credo ci impegniamo a fare veramente con questa mozione, al di là dell'atto concreto dell'apporre una targa. E su questo io spero che andremo avanti in questo municipio anche con atti altrettanto semplici ma non banali, come quelli di ad esempio rifare le strisce pedonali in molte zone del nostro municipio, in cui le strisce pedonali sono cancellate o invisibili e sono appunto causa di incidenti, e di lavorare nelle commissioni preposte, lavori pubblici, per discutere questo tema oltre oggi, perché io credo che potendo fare delle piccole cose, se non le facciamo, anche l'amministrazione e tutte le sue espressioni ha una grande responsabilità rispetto alla questione delle vittime della strada. Con questa premessa, chiaramente, però, come sapete, noi non partecipiamo alla votazione perché abbiamo su questo più volte sollecitato il segretario generale, anche ultimamente rispetto alla questione della giunta. Oltretutto, le modifiche allo statuto che qui abbiamo voluto in qualche modo licenziare velocemente sono ancora ferme da 3 mesi al Comune di Roma. Su questo credo quindi che ci siano delle difficoltà. Noi ancora una volta, a maggior ragione in presenza di un atto come questo, chiediamo a questa maggioranza di sciogliere questo nodo e di permetterci di avere massima agibilità politica in questo Consiglio. Grazie. Ci sono altre dichiarazioni di voto, consigliere Toti? Di fronte a questo immenso dolore che colpisce in primis la famiglia, ma anche tutti i cittadini del nostro territorio, che noi qui rappresentiamo in Consiglio Municipale, io penso che ci sia pochissimo da dire, anzi soltanto quello di una mobilitazione delle istituzioni per rispondere con fatti concreti, concretissimi, perché questo non accada più. Perciò ecco, l'impegno deve essere sia della maggioranza sia dell'opposizione rispetto ad atti concreti. Io penso che questo ricordo della persona
che ci ha lasciato la richiesta che viene sia dalla famiglia sia dai cittadini del nostro territorio, risposte forti, concrete da parte nostra e da parte del di Roma Capitale. Sì, altre dichiarazioni di voto? No, non ne vedo. Se ci sono dichiarazioni di voto, no. Allora, procediamo. Ah, sì. Sì, grazie. Una dichiarazione di voto favorevole del gruppo Movimento 5 Stelle, che motivo perché questo evento che ha sconvolto l'intero quartiere, l'intera comunità, si è trovata in qualche modo vicino alla unito in una fiaccolata di memoria di Alice, ha sentito questa comunità venir meno non solo una propria concittadina, una giovane vita, quindi un affetto, ma anche il senso di una certezza, quindi una certezza nel poter vivere all'interno di un territorio che deve essere per i propri abitanti percepito come una casa sicura. E quindi con questa convinzione che noi abbiamo voluto sottoscrivere questo atto, quindi la commemorazione sicuramente, ma vorremmo andare anche oltre affinché quest'atto sia un monito sempre presente per noi amministratori verso quelle che sono le priorità e in primis naturalmente la sicurezza che comunque ricordo è già una priorità per questa amministrazione che sta intervenendo in modo deciso in tanti ambiti. Voglio ricordare il rifacimento del manto stradale che è la base per quanto riguarda la sicurezza stradale, e ne abbiamo fatte già una decina, e commissione lavori pubblici, ricordo, e ringrazio il Presidente, ricordo che stiamo affrontando il discorso della segnaletica orizzontale riguardo le vernici, le tecnologie che possiamo mettere in atto, eventualmente anche innovative, possiamo mettere in atto per risolvere questo problema delle strisce che durano veramente molto poco. E poi ci sono altri temi riguardo alle zone 30, viabilità e la sicurezza intorno alle scuole di cui mi sto occupando e che sui quali temi preparerò delle commissioni poi a settembre, comunque subito dopo le ferie estive. E quindi questi come altri temi che comunque dovremo sviluppare e indirizzare nei prossimi mesi. E oggi quindi con questa firma vorremmo ricordare anche a noi stessi, se possibile, tutto ciò, e quindi questo diventa un atto simbolico anche per noi, per ricordare sempre che la sicurezza è al primo posto. Grazie. Nella dichiarazione di voto solo per ribadire il fatto che è stato concordato, che è un atto che è stato aperto a tutte le forze politiche, tutte le forze politiche l'hanno appoggiato, senza non entrare nel merito rifacimenti strade, perché non mi sembra, non è questo luogo né il momento, solamente per ringraziarvi appunto perché è la dimostrazione che davanti ad un tema e ad una situazione che veramente ci ha sconvolto, questo Consiglio oggi è in grado di votare un atto, vero magari piccolo, però di iniziare a mettere un mattoncino per un percorso che sia un percorso teso alla condivisione di alcuni temi, che sono i temi della sicurezza, con i quali nessuno si può tirare indietro. Alice vive perché vive nel ricordo oggi nostro, dei genitori, dei familiari, ma di tutta la comunità, e da quando porremo all'arco ovviamente di tutti coloro che passando si fermeranno a mettere un fiore o comunque a leggere quello che decideranno, anche se decideremo insieme, decideranno i genitori di mettere sulla targa. Grazie. Passiamo quindi alla votazione. Favorevoli? Contrari?
Astenuti. Allora, 15 voti favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto, non partecipa al voto la consigliera Biondo, oppure Sandy Laura. Consiglio si chiude qui, sono le 11.45.